Bene, allora, buon pomeriggio a tutti, grazie, un pomeriggio intenso, importante, atteso, chi è qua è presente col cuore, con la coscienza, con i pensieri, con l'impegno personale, professionale, politico, insomma, ci sono tutti quanti gli ingredienti. A me il compito, l'onore, di accompagnare questo incontro. E poiché la carne al fuoco è tanta, i temi sono tanti, i relatori sono tanti, le esperienze anche, allora non abbiamo bisogno di altre parole se non un ringraziamento doveroso, prima di tutto naturalmente a sua eminenza il cardinale Angelo Bagnasco, che è il papà di tutti quanti noi, con i vescovi, con tutte le persone che hanno a cuore un tema di straordinaria importanza e di straordinaria urgenza. Ero straniero e mi avete accolto, qua ci sentiamo tutti accolti, tutti nella casa comune, siamo in un luogo che ha fatto la storia, siamo in un luogo che rappresenta la storia, dall'altra parte della strada c'è la commenda, il primo luogo conosciuto dai pellegrini, oggi luogo che testimonia i valori, il senso dello stare insieme, dell'accoglienza, della solidarietà, della partecipazione, della condivisione, dell'umanità. Allora, cominciamo con padre Fabio Baggio, Migranti e Rifugiati, segno dei tempi, una lezione che ci arriva dal sottosegretario della sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, insomma è la Chiesa, la voce della Chiesa che adesso si esprime qui con noi. Eminenze, eccellenze, carissimi amici ed amiche, vorrei iniziare questa mia presentazione ringraziando la Commissione regionale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria fra le chiese della Conferenza Episcopale Ligure per il gentile invito rivolto alla sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. La partecipazione a questo convegno offre alla nostra sezione l'occasione di sottolineare ancora una volta la sollecitudine pastorale del Santo Padre verso le questioni messe a tema. Ispirandomi proprio al tema di questo convegno, ho intitolato la mia presentazione Migranti e Rifugiati, segno dei tempi. Un abbinamento che merita sicuramente una spiegazione. L'espressione segno dei tempi venne introdotta da San Giovanni XXIII nel 1961, indicendo il Concilio Vaticano II, il Santo Pontefice invitava a guardare con fiducia alla realtà del suo tempo. Cito, seguendo gli ammonimenti di Cristo Signore che ci esorta ad interpretare i segni dei tempi, e si riferiva a Matteo 16,3, fra tanta tenebrosa carigine scorgiamo indizi non pochi che sembrano offrire auspici di un'epoca migliore per la Chiesa e per l'umanità, e dalla Costituzione Apostolica Humanae Salutis, numero 4. Il Concilio Vaticano II ha voluto utilizzare l'espressione segni dei tempi in diversi documenti. Nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, i padri conciliari ricordano che è dovere permanente della Chiesa, cito, di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che in modo adatto a ciascuna generazione possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Numero 4. Il decreto Apostolicam Actuositatem sull'apostolato dei laici spiega che tra i segni del nostro tempo è degno di speciale menzione il crescente e inarrestabile senso di solidarietà di tutti i popoli, che è compito dell'apostolato dei laici promuovere con sollecitudine e trasformare in sincero e autentico affetto fraterno. Numero 14.
La Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, infine, riconosce come segno dei tempi lo zelo per la promozione e il rinnovamento della liturgia, numero 43. Papa Paolo VI volle riprendere l'intuizione del suo predecessore nel contesto di una totale fiducia nel Divino Salvatore, spiegando che, cito, i segni dei tempi sono, in questo senso, dei presagi di condizioni migliori. Udienza generale del 16 aprile del 69. Grazie a queste dichiarazioni magisteriali, l'espressione segni dei tempi è entrata nella riflessione teologica contemporanea, acquittando via via un significato più profondo e più ampio. Ispirata al numero 4 della Gaudium et Spes, tale espressione si riferisce alla realtà empirica e agli avvenimenti storici che segnano in modo peculiare un'epoca determinata, realtà ed avvenimenti che devono essere letti alla luce del Vangelo. Dio, con la sua provvidenza, agisce nella storia umana e manifesta la ricchezza del mistero rivelato nel Figlio suo, Gesù Cristo. Letti in quest'ottica, tutti gli avvenimenti positivi della storia umana sono segni del regno di Dio, che cresce nella storia, ma trova la sua realizzazione definitiva oltre l'orizzonte immanente del mondo presente. Tra gli avvenimenti positivi della storia più recente, non può essere non annoverato il fenomeno migratorio, fenomeno che negli ultimi decenni è divenuto globale e globalizzato. Si tratta quindi di un segno dei tempi, globale e globalizzato, che è stato più volte identificato come tale dal Magistero, un segno che merita un'attenzione particolare a causa della sua complessità. Mi piacerebbe dedicare una seconda parte del mio intervento a migranti e rifugiati come segno dei tempi nel Magistero, partendo da Giovanni Paolo II. Fu San Giovanni Paolo II il primo Papa che definì il movimento migratorio un segno dei tempi. Dirigendosi alla folla convenuta per la preghiera dell'Angelus il 6 gennaio del 96, il Santo Pontefice affermò: «Vorrei attirare l'attenzione di tutti sul fenomeno dei migranti assai rilevante nei nostri tempi. Legalità ed uguaglianza non si limitano, ma si completano a vicenda. Se ci si sforza di ispirarsi ad entrambi questi valori, la realtà delle migrazioni può essere vista non come una minaccia alla sicurezza e al benessere, ma al contrario come un segno dei tempi, segno di una civiltà chiamata a tenere insieme l'identità e l'universalità, la differenza e l'uguaglianza». Fine della citazione. Sono parole soppesate e straordinariamente attuali, nonostante siano state pronunciate oltre 20 anni fa. Esse sottolineano come il fenomeno migratorio metta in luce la feconda tensione tra particolarità e universalità, tra uguaglianza e differenza. Queste tensioni sono segno visibile di quella più mistica tensione tra già e non ancora, caratteristica peculiare del regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo. Passo poi all'istruzione Erga Migrantes Caritas Christi. Una riflessione più articolata sulla migrazione come segno dei tempi venne proposta dal Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti con la pubblicazione dell'istruzione Erga Migrantes Caritas Christi, l'amore di Cristo verso i migranti, del 1 maggio 2004. Si tratta di un documento frutto di un lungo processo di consultazione e di riflessione che intende offrire, assieme a una serie di indicazioni pastorali, anche una lettura teologica del fenomeno migratorio nell'era della globalizzazione. Una buona porzione della prima parte dell'istruzione è dedicata all'emigrazione come segno dei tempi, è proprio il titolo, ad evidenziare come le risposte pastorali alle sfide dell'attualità debbano essere sempre illuminate dalla riflessione teologica. Partendo dal riconoscimento del migrante
come immagine di Cristo, Matteo 25, 35, ero straniero e tu mi hai accolto, il documento legge nelle vicende migratorie, anche in quelle più drammatiche, una provocazione alla fede e all'amore dei credenti, sollecitati così a sanare i mali derivanti dalle migrazioni e a scoprire il disegno che Dio attua in esse. Numero 12. Le diseguaglianze e gli squilibri, che spesso sono causa delle migrazioni, rivelano le profonde ferite dell'umanità e parimenti il cammino verso la realizzazione del Regno di Dio. Le migrazioni contemporanee, particolarmente quelle che coinvolgono ingenti numeri di persone, promuovono l'incontro di popoli e razze e la costruzione di una società culturalmente composta, la quale meglio significa la comunione della e nella diversità, obiettivo essenziale del progetto di Dio sull'umanità. Cito: il passaggio da società monoculturali a società multiculturali può rivelarsi così segno di viva presenza di Dio nella storia e nella comunità degli uomini, poiché offre un'opportunità provvidenziale per realizzare il piano di Dio di una comunione universale. Numero 9. La lettura teologica delle migrazioni contemporanee è in perfetta continuità con la tradizione veterotestamentaria, che ha interpretato come momenti cairologici della storia della salvezza il cammino dei patriarchi verso la terra promessa, l'esodo attraverso il deserto e l'esilio in Babilonia. Nonostante le discriminazioni, le oppressioni, le deportazioni, le dispersioni e le persecuzioni che con frequenza contraddistinguono gli avvenimenti migratori, cito, Dio continua a tessere il suo disegno di salvezza fino alla completa ricapitolazione dell'universo in Cristo. Numero 13. Tale interpretazione continua nei racconti evangelici delle vicende relative a Gesù di Nazaret, il quale, cito, nasce in una mangiatoia e straniero fugge in Egitto, assumendo e ricapitolando in sé questa fondamentale esperienza del suo popolo. Numero 15. Pellegrino, itinerante e senza una pietra dove posare il capo, Matteo 8, 20, Gesù Cristo incarna e redime le sofferenze del migrante. Accanto a lui c'è Maria, sua madre, che condividendo molte delle esperienze del figlio, cito, può essere contemplata altresì come icona vivente della donna migrante. Numero 15. Nella lettura delle vicende delle prime comunità cristiane, la tradizione neotestamentaria propone la medesima interpretazione. La Pentecoste, momento fondazionale della Chiesa, realizza un vero e proprio incontro di popoli, che, cito, segno visibile e richiamo efficace di quell'universalismo che è elemento costitutivo della Chiesa cattolica. Numero 17. L'autocomprensione dei primi cristiani è caratterizzata da una itineranza ontologica che riduce l'esistenza terrena a un momento di passaggio, una paroichia, un soggiorno temporaneo, lungo il cammino che conduce alla città stabile di Dio che Dio ha preparato per tutti i suoi fedeli. Numero 16. Il cammino dei migranti, cito, può diventare così segno vivo di una vocazione eterna, impulso continuo a quella speranza che, additando un futuro oltre il mondo presente, ne sollecita la trasformazione nella carità e il superamento escatologico. Numero 18. Poiché la vera patria è il regno dei cieli, ogni patria terrena è contingente, come lo è qualsiasi caratterizzazione nazionale, mentre l'essere straniero, paradossalmente, è connaturale ad ogni essere umano in questo mondo. Tale connaturalità è un elemento costitutivo della fraternità e della solidarietà che danno ragione all'ospitalità cristiana, ripetutamente raccomandata nelle lettere del Nuovo Testamento. Andiamo ora a Benedetto XVI.
Nel 2006 Benedetto XVI volle dedicare il suo primo messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato a migrazione segno dei tempi. Il pontefice annovera tra i segni dei tempi il fenomeno migratorio che definisce come strutturale e globale. Il segno si presenta sotto varie forme, dice il Papa, migrazioni sia interne che internazionali, quelle forzate e quelle volontarie, quelle legali e quelle irregolari, soggette anche alla piaga del traffico di esseri umani. Né può essere dimenticata la categoria degli studenti esteri, il cui numero cresce ogni anno nel mondo. Messaggio del 2006. Nello stesso messaggio, Benedetto XVI puntualizza come il fenomeno della femminizzazione delle migrazioni per motivi di lavoro, con tutte le sue sfide, rappresenti un appello a garantire il rispetto della fondamentale uguaglianza tra esseri umani e a riconoscere il ruolo della donna nel costrutto familiare al di là delle funzioni tradizionali. Il pontefice si sente poi in dovere di menzionare il traffico di esseri umani, che frequentemente è macchiato da abusi e sfruttamenti di ogni genere. Dopo aver ribadito la condanna di Giovanni Paolo II contro, cito, la diffusa cultura edonistica e mercantile che promuove il sistematico sfruttamento della sessualità, lettera alle donne del 95, Benedetto XVI legge in questo commercio nefasto un chiaro invito rivolto ai cristiani a impegnarsi nella redenzione e liberazione delle vittime. Un terzo appunto riguarda il fenomeno delle migrazioni forzate. Cito, la Chiesa guarda a tutto questo mondo di sofferenza e di violenza con gli occhi di Gesù, che si commuoveva davanti allo spettacolo delle folle vaganti come pecore senza pastore. Messaggio del 2006. La commozione, aggiunge il pontefice, deve però tradursi in una carità creativa e cooperazione missionaria e pastorale tra le chiese nei paesi di origine e le chiese nei paesi di accoglienza. Benedetto XVI dedica l'ultima annotazione agli studenti internazionali, in particolare quelli provenienti dai paesi in via di sviluppo. La loro esperienza di studio all'estero, dice il pontefice, può costituire un'occasione straordinaria di arricchimento spirituale. Passiamo ora a Papa Francesco. Papa Francesco riprende il concetto di fenomeno migratorio come segno dei tempi nel suo messaggio per la giornata mondiale delle migrazioni, del migrante e del rifugiato del 2014, estendendolo al più vasto universo della mobilità umana. Pur riconoscendo la negatività che spesso caratterizza le situazioni in cui si trovano a vivere i migranti, il Santo Padre legge nei movimenti umani contemporanei anche l'opportunità di realizzare alcuni principi essenziali della dottrina della Chiesa. Cito, se da una parte infatti le migrazioni denunciano spesso carenze e lacune degli Stati e della comunità internazionale, dall'altra rivelano anche l'aspirazione dell'umanità a vivere l'unità nel rispetto delle differenze, l'accoglienza e l'ospitalità che permettono l'equa condivisione dei beni della terra, la tutela e la promozione della dignità e della centralità di ogni essere umano. Fine della citazione. Non può mancare un appunto, essendo a Genova, all'ultimo testo pubblicato dal Magistero locale su questa tematica così importante in Italia. Mi riferisco alla Conferenza Episcopale Ligure qui rappresentata. Il 23 aprile del 2017, la Conferenza Episcopale Ligure ha pubblicato un prezioso documento dal titolo eloquente «Migranti, segno di Dio che parla alla Chiesa». Con esso i Vescovi della Liguria intendono avviare un'attenta dinamica evangelica, cito, che sappia leggere a fondo i segni dei tempi, dando adeguate risposte e sollecitando un profondo ripensamento del modo di fare cultura all'interno della Chiesa. Numero 32. In particolare il documento si dirige alle comunità cristiane, invitandole a una lettura teologica delle migrazioni contemporanee in dialogo con tutti coloro
che intendono impegnarsi per il bene della famiglia umana. Numero 3. La lettura del segno, che vuole essere attenta, complessiva e critica, così dice il numero 26, inizia dalla comprensione delle ragioni che spingono milioni di esseri umani a lasciare la propria terra. Il documento elenca una serie di fattori di espulsione nei paesi di origine e fattori di attrazione nei paesi di arrivo che si possono riassumere nella mancanza da una parte e offerta dall'altra di condizioni di vita migliori negli ambiti economico, sociale e politico. Numeri 9 e 10. Ma la riflessione si concentra poi su alcune cause remote che producono la miseria e i conflitti da cui molti stanno cercando di scappare. L'accaparramento delle terre e delle materie prime da parte dei paesi più forti, la destabilizzazione politica e sociale, il cinico meccanismo del debito internazionale, lo sviluppo smoderato della finanza e il commercio delle armi. Numeri 15 e 16. I vescovi liguri sottolineano quindi alcuni aspetti problematici degli esodi di oggi: gli enormi traffici illegali da e per l'Europa, la tratta delle persone e lo sfruttamento del lavoro nero e della prostituzione. Numeri 17 e 19. A una, cito, realtà complessa occorre dare soluzioni complesse e strutturali, caratterizzate da precisi orientamenti politici e sociali. Numero 22. Il documento elenca alcune di queste risposte senza pretesa di essere esaustivo: l'inserimento dei rifugiati come vere risorse umane e culturali, il superamento della distinzione di trattamento tra migranti e rifugiati, la trasformazione delle legislazioni italiana ed europea nel segno di una vera prospettiva di integrazione che includa diritti e doveri, una governance globale lungimirante, una cooperazione internazionale che non genera meccanismi di dipendenza e una ridistribuzione equa della responsabilità della prima accoglienza. Numero 22. Per quanto riguarda la Chiesa, i vescovi liguri propongono una serie di risposte che possono essere sintetizzate in quattro grandi atteggiamenti. Il primo è quello della compassione del buon samaritano, che, cito, non è un generico sentimento di pietà, ma un entrare a pieno titolo nel problema che l'altro vive, condividendolo e facendosene carico. Numero 25. È uno stile di vita che non si limita a rispondere all'urgenza del momento, ma mira a costruire società giuste e inclusive. Il secondo atteggiamento è il dialogo. Dialogo collaborativo con gli altri attori politici e sociali, numero 27, e dialogo con altre fedi e con altre confessioni cristiane, favorito dall'incontro con migranti e rifugiati provenienti da diverse parti del mondo, numero 28. Il terzo atteggiamento può essere definito come un rinnovato spirito missionario, poiché, cito, il fenomeno delle migrazioni sollecita le nostre diocesi a un profondo ripensamento delle modalità in cui offriamo la proposta evangelica. Numero 29. Le modalità da rinnovare sono il linguaggio e la prassi, in vista di una maggiore significatività e comprensione dell'annuncio, nella constatazione che oggi, per essere missionari ad gentes, basta uscire dalla porta di casa. Numero 7. Il quarto atteggiamento è quello dell'accoglienza. Un'accoglienza che non risponde solo a un dovere morale, ma anche alla convinzione che ogni incontro con lo straniero offre l'opportunità dell'incontro con Gesù Cristo. Numero 32. Cerco ora, dopo questo excursus magisteriale, di fermarmi alle situazioni attuali e a rileggere alcune delle sfide che vengono lanciate anche in collegamento con delle opportunità, segni dei tempi. Nella sua natura il fenomeno migratorio è composto da movimenti e trasformazioni che si susseguono rapidamente, e questo si è dato a vedere in modo ancora più esplicito negli ultimi decenni. Tale variabilità rende necessario un aggiornamento continuo delle sue diverse letture, inclusa quella teologica. Leggere le migrazioni contemporanee come segno dei tempi ci permette di scoprire le opportunità che si nascondono dietro le grandi sfide. Questa affascinante dinamica tra sfide e opportunità può essere esemplificata attraverso una serie di binomi
che intendo elencare in collegamento con i quattro verbi attorno ai quali Papa Francesco ha voluto articolare la risposta pastorale della Chiesa alle sfide delle migrazioni contemporanee: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. L'ha fatto nel discorso ai partecipanti al Forum Internazionale Migrazioni e Pace il 21 febbraio del 2017. Per quanto riguarda il verbo accogliere, la costruzione di nuovi muri, la chiusura delle frontiere e il rifiuto del soccorso mettono a nudo le logiche funeste della cultura dello scarto e della globalizzazione dell'indifferenza. A Lampedusa il Santo Padre ha lanciato chiaro il suo appello. Cito: «La globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti innominati, responsabili senza nome e senza volto. Adamo, dove sei? Dov'è tuo fratello?» Sono le due domande che Dio pone all'inizio della storia dell'umanità e che rivolge anche a tutti gli uomini del nostro tempo, anche a noi. Omelia dell'8 luglio 2013. Ma la realtà è fatta anche di mani tese, di porte aperte, di salvataggi coraggiosi e di generosa ospitalità. Ecco allora che nei migranti e rifugiati che intraprendono i viaggi della speranza possiamo leggere anche l'opportunità di restaurare quella solidarietà che rappresenta un dovere di civiltà e parimenti un imperativo cristiano. Allo stesso modo, la sfida costituita da una narrativa migratoria sostanzialmente negativa e dalla strumentalizzazione politica del timore verso lo straniero non può offuscare l'opportunità che, in un'ottica squisitamente teologica, i migranti e i rifugiati ci offrono di riscoprire il valore sommo della relazionalità e dell'alterità, volute dal Creatore come tratti distintivi di ogni essere umano e condizioni essenziali della sua piena realizzazione. Cito: «Essendo l'uomo un essere relazionale, destinato a realizzarsi nel contesto di rapporti interpersonali ispirati a giustizia e carità, è fondamentale per il suo sviluppo che siano riconosciute e rispettate la sua dignità, libertà e autonomia». Francesco, il messaggio per la 48esima giornata mondiale della pace del 14. Nonostante i ripetuti tentativi, le misure restrittive di controllo e contenimento dei flussi migratori si stanno rivelando sostanzialmente inefficaci, a tutto vantaggio dei trafficanti di migranti. D'altra parte, l'attuale congiuntura evidenzia la necessità di un governo globale del fenomeno migratorio, con sguardo lungimirante e nel segno di una corresponsabilità che ben può definirsi globale, poiché, come afferma Papa Francesco, nessuno può sentirsi tranquillo e dispensato dagli imperativi morali che derivano dalla corresponsabilità nella gestione del pianeta. Una corresponsabilità più volte ribadita dalla comunità politica internazionale, come pure dal Magistero. Discorso ai partecipanti del Forum Migrazione e Pace di quest'anno. Da scriversi al verbo proteggere è la sfida costituita dalla sempre più complessa differenziazione tra migranti economici e migranti forzati, la quale in taluni casi è giunta a determinare una vera e propria discriminazione nel riconoscimento dei diritti umani fondamentali. Ma è proprio la complessità delle vicende umane che offre l'opportunità di riscoprire l'unicità e l'irrepetibilità di ogni persona, preziosa agli occhi di Dio. Come afferma Benedetto XVI, ogni migrante è una persona umana che, in quanto tale, possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione. Caritas in Veritate, numero 62. Una delle pagine più oscure delle migrazioni contemporanee è scritta dal lucrativo traffico di esseri umani perpetrato da organizzazioni criminali senza scrupoli e, peggio ancora, dalla tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale e del lavoro schiavo. Ma la consapevolezza di queste bassezze ci offre anche l'occasione di rinsavire dalla dilagante commercializzazione degli esseri umani,
e così ripristinare la centralità della persona umana, centralità che deve essere riconosciuta in ogni esercizio politico ed economico. Lo ricordava Benedetto XVI a un gruppo di amministratori locali. Un criterio fondamentale, cito, sul quale possiamo facilmente convenire nell'adempimento dei nostri diversi compiti, è quello della centralità della persona umana. Come afferma il Concilio Vaticano II, l'uomo è sulla terra la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa. Discorso agli amministratori del 10 gennaio 2008. Riguardo al verbo promuovere, la prima sfida è costituita dai centri di detenzione, dai grandi assembramenti di richiedenti asilo e dai tempi prolungati di esame delle richieste di asilo, tutti fattori lesivi della dignità e scatenanti disagi e conflitti sociali. Ma la presenza di tanti migranti e rifugiati, arrivati forse in modo inaspettato, può anche essere letta come un'opportunità per avviare percorsi di inserimento e cittadinanza attiva che coinvolgano anche i locali e tra questi i più vulnerabili e gli esclusi. Così come dice Papa Francesco, promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e i rifugiati, così come le comunità che li accolgono, siano messi in condizioni di realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che compongono l'umanità voluta dal Creatore. Messaggio per la giornata mondiale del migrante rifugiato del 2018, pubblicato il 15 agosto. Una seconda sfida è posta dalla disoccupazione generata dall'ultima crisi economica e dalla concorrenza talvolta sleale nel mercato del lavoro ad opera dei lavoratori stranieri. Vista da un'altra prospettiva, la presenza di tanti migranti e rifugiati giovani e intraprendenti va intesa come un'opportunità per lo sviluppo di tutti. Le conoscenze e le competenze diversificate di cui sono spesso portatori questi nostri fratelli e sorelle possono contribuire a rivitalizzare alcuni ambiti lavorativi un po' trascurati, quali l'agricoltura, la pastorizia e l'artigianato, solo per citarne qualcuno. Come afferma San Giovanni Paolo II nell'Accentesimus Annus, il lavoro umano per sua natura è destinato ad unire i popoli. Numero 27. Una terza sfida è rappresentata dalla depauperazione dei paesi di origine in termini di risorse umane. La partenza di tanti giovani capaci ed industriosi costituisce una reale minaccia per lo sviluppo sostenibile di alcune nazioni. D'altra parte, le migrazioni contemporanee offrono l'opportunità di canali di sviluppo transnazionale, grazie ai quali possono essere avviati, cito, programmi di cooperazione internazionale svincolati da interessi di parte e di sviluppo transnazionale in cui i migranti sono coinvolti come protagonisti, sempre discorso ai partecipanti del Forum Internazionale Migrazione e Pace. Al verbo integrare possiamo collegare la sfida della difficile coesistenza tra espressioni culturali e tradizioni molto diverse. La crescente differenziazione delle provenienze dei flussi migratori ha accentuato tale difficoltà, alimentando tra gli autoctoni il timore di perdere la loro identità culturale. Ma da una prospettiva più teologica, la presenza di molti migranti e rifugiati di paesi diversi rappresenta una concreta, cito, opportunità di arricchimento interculturale. L'integrazione non è assimilazione, un'assimilazione che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. È un processo prolungato che mira a formare società e culture rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini. Messaggio per la giornata mondiale del migrante rifugiato del 2018. La convivenza multietnica di oggi serve alla costruzione delle società del domani, interetniche e plurali, più conformi al regno di Dio che nella storia si va realizzando. Il confronto con altre culture e tradizioni è di fatto un incentivo a riscoprire e riaffermare la propria identità nel discernimento degli elementi non negoziabili all'insegna di quella essenzialità intrinseca alla nostra vocazione cristiana. Un'altra sfida è costituita dall'arrivo massiccio di molte persone di fede diversa, soprattutto musulmani,
tanto da generare diffusi timori di invasione o islamizzazione dell'Europa. Papa Francesco ha letto questa realtà in un'ottica diversa. Cito: da una prospettiva missiologica, i flussi migratori contemporanei costituiscono una nuova frontiera missionaria, un'occasione privilegiata di annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo senza muoversi dal proprio ambiente, di testimoniare concretamente la fede cristiana nella carità e nel profondo rispetto per le altre espressioni religiose. L'incontro con migranti e rifugiati di altre confessioni e religioni è un terreno fecondo per lo sviluppo di un dialogo ecumenico e interreligioso sincero ed arricchente. Discorso ai direttori della Pastorale per i Migranti di Papa Francesco del 22 settembre scorso. Siamo ormai alla fine. Alcune osservazioni conclusive. 4. In ambito cattolico, la lettura dell'emigrazione come segno dei tempi rispetta l'ordine delle competenze magisteriali. I primi responsabili dell'interpretazione sono il pontefice e i vescovi, assieme o individualmente, in conformità alle rispettive giurisdizioni. Ma tale esercizio magisteriale si avvale dei risultati della riflessione teologica prodotta dalle università, dagli istituti e da singoli pensatori che a questo sono stati preposti. La riflessione teologica, a sua volta, si fonda sui dati scientifici e sulla ricchissima esperienza pastorale della Chiesa, senza mai trascurare l'ascolto attento dei protagonisti, i migranti e i rifugiati. La lettura del segno migrazioni può apparire talvolta come uno sterile esercizio speculativo, ma non è così. Come si è dimostrato in questa presentazione, tutte le riflessioni prodotte hanno dei risvolti pratici che vengono poi tradotti in indicazioni e pratiche pastorali. La progettazione pastorale ordinaria esige questo esercizio di continua rilettura teologica della realtà nella quale e verso la quale la Chiesa è chiamata ad agire, per rendere la propria azione sempre più conforme al disegno divino sull'umanità e sul resto del creato. Le migrazioni come segno dei tempi rimandano necessariamente ad altri segni che meritano una lettura altrettanto attenta. Mi riferisco ad altri fenomeni che stanno segnando profondamente la nostra epoca e ripropongono la dinamica sfida o opportunità: il cambiamento climatico, i processi di globalizzazione, il crescente squilibrio economico tra nord e sud del mondo e gli sviluppi demografici inversamente proporzionali alla concentrazione delle risorse. Il collegamento causale di tutti questi fenomeni con i flussi migratori contemporanei appare alquanto evidente. Di qui la necessità di una lettura d'insieme, come quella sapientemente proposta da Papa Francesco nella sua lettera enciclica Laudato Si. La lettura dei segni dei tempi è sostanzialmente una lettura profetica che cerca di leggere la realtà dalla prospettiva divina. Anche per quanto riguarda le migrazioni, come abbiamo visto, il segno rivela ad ogni essere umano la sua identità di homo viator in un orizzonte escatologico. E parimenti palesa come in ogni incontro con l'altro sia di fatto un incontro con l'altro con la A maiuscola, Dio. Tale lettura è oggi quanto mai necessaria per salvare un mondo che, chiudendosi al trascendente, come ha detto Papa Francesco, rischia di perdere la sua anima. Data l'essenzialità di questa lettura, la Chiesa si sente in dovere di condividerla con tutti gli altri attori impegnati nella costruzione del nostro presente e del nostro futuro. Grazie. Grazie a Padre Fabio Baggio per quello che ci ha ricordato, per le riflessioni che suscitare in noi intanto che parlava e sviluppava la sua lezione. Io pensavo, ogni volta che passo qua davanti, non è retorica, è un pensiero che torna,
La mattina del 7 novembre del 2003 io arrivai con la mia troupe e il mezzo per la diretta della RAI qua davanti perché c'era stato un incidente. Questo posto bellissimo è cresciuto con amore, con rispetto per la storia, per il presente della città e anche per il futuro di questa città. Era un fatto di cronaca perché c'era un operaio albanese che era morto nel crollo di un qualcosa che stava costruendo, anzi forse c'era la demolizione del manufatto precedente che poi avrebbe portato alla meraviglia nella quale siamo noi oggi. Eravamo tutti qua sotto, arrivò un pezzo di città. Non era mai successo che un lavoratore straniero perdesse la vita sul lavoro in una situazione così centrale, così clamorosa, così urlata al presente, al pensiero, alla coscienza di tutti. C'era un lavoratore albanese, c'era un albanese che era un lavoratore e che era morto sul lavoro. Era un pensiero. Sono passati solamente 14 anni da allora e io lo ricordo molto bene perché andammo avanti a fare dirette per tutta la mattina. Io dovevo andare a fare una radiocronaca quel giorno ed ero in sede perché stavo studiando una partita di pallanuoto e poi una partita di calcio, pensate un po'. E venni precipitato qua perché ero il primo disponibile e per tutta la mattina andammo avanti a raccontare, a fare dirette. Cioè era una notizia pazzesca, una notizia clamorosa. Ci accorgemmo che esisteva un lavoro a rischio, che questo lavoro a rischio era fatto da cittadini stranieri in condizioni magari un pochettino meno tutelate, come la cronaca ci racconta ogni giorno, ma quel giorno lì scoprimmo che esisteva questa cosa e facemmo tante dirette perché era una notizia per tutti, altrimenti sarebbe stato un incidente sul lavoro e la cosa si sarebbe risolta lì. La città, tutti quanti noi prendemmo coscienza che c'era una parte di questo mondo, appunto i profughi albanesi, come si diceva in modo un po' anche sgarbato a quell'epoca, che invece lavorava, produceva, si integrava, partecipava, condivideva, era una forza viva di questa città. Ecco, la lezione che abbiamo appena sentito, e lezione qui naturalmente il suo significato più pieno e più bello, mi ha riportato a quel giorno, a quella mattina, in cui la normalità venne strappata, venne squarciata da questo fatto di cronaca. E poi c'è una targa qua sotto che naturalmente è stata posta a memoria di quel giorno e insomma è un pensiero che mi pare che stia o quantomeno mi ha portato esattamente dentro il percorso che abbiamo fatto. È un percorso che adesso testimoni della fatica, del lavoro, dell'impegno di ogni giorno per essere coerenti con la lezione, con il suggerimento, con le parole che ci arrivano con tutta questa forza e con tutto questo impegno, fanno parte della nostra vita quotidiana. Adesso sentiamo quattro testimonianze che appunto ci dicono che tutto questo non è soltanto una lezione, un insegnamento, non sono parole per quanto importanti, per quanto gravide di contenuto, ma sono assolutamente pratica a vita quotidiana. La lezione, diciamo così, anche qua più clamorosa, più intensa, più conosciuta, ci arriva da Ventimiglia, dove da 3 anni, sì, l'applauso ci sta tutto, sì. Venga Don Rito. Ci sono persone di cui non c'è bisogno di conoscere il cognome, chiedo scusa alla storia di famiglia di Don Rito, ma quando uno fa qualche cosa entra semplicemente nelle case di tutti e nelle storie di tutti, semplicemente, per quello che fa. Allora, da Ventimiglia adesso la testimonianza di quello che si fa laggiù, Don Rito. Pace, bene, gioia e serenità, come diciamo di solito, si sente, sì. Prova, 1, 2. Vabbè, più bravo nel suo lavoro quotidiano, lui non deve mica maneggiare i microfoni. Ce l'abbiamo fatta, sì, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, vai. Dicevo, pace, bene, gioia e serenità, come abbiamo insegnato a tutti i volontari che ci hanno aiutato nella chiesa di Sant'Antonio, conosciuta come la chiesa delle Gianchette. Noi abbiamo un video che vogliamo farvi vedere adesso,
niente, anche una testimonianza è qualcosa un po' che diciamo abbiamo fatto, abbiamo prodotto e che ci fa piacere condividere con voi questo pomeriggio. Poi io vi dirò qualcosa. Avevo in mano una borsa Liu Jo che mi ero appena comprata. Sta borsa, ti giuro, mi bruciava nelle mani. Ho detto, ma io ho speso 150 euro per questa borsa? Ti giuro, questi qua avevano l'età di mio figlio. Ho lasciato mio figlio al treno, sono andata in macchina, mi sono messa a piangere disperata perché non sapevo che ci fosse, era appena iniziata. Li ho visti tutti che dormivano per terra, mi si è... ti giuro, e lì ho detto, io cosa posso fare? Da lì ho iniziato ad andare alla Caritas. Sembriamo, sai il tempo di guerra quelli del mercato nero lì? Immaginati che dopodomani scoppia una guerra qua. Immagina, può essere, no? Scoppia una guerra e tu devi mollare tutto quello che hai. Non hai più soldi in banca, non hai più la casa, te ne devi scappare. Con quello che hai, prendi due cose per i tuoi figli e te ne vai. Mettiamoci nella stessa situazione. Faremo la stessa cosa, esattamente la stessa cosa. È inutile raccontarsela. Dei ragazzi che vogliono mangiare. Quanti c'è? Quanti siete per mangiare? Tre. No, ce ne tre. Cosa tre? Tre. Cinque. Cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. No, quanti ne mancano ancora? Due? C'erano 1000 persone qua dentro, 1000. Non c'è mai stata nessuna rissa e non è mai successo niente. Quando si vuole seminare zizzania, quella attacca subito. E nello stesso modo, se tu invece di seminare zizzania semini il buono, attacca, attacca, perché attacca tutto. L'importante è di buttare semi positivi. E con i miei mezzi, che sono questi piccoli mezzi, vengo qua e faccio quello che posso. Dai, adesso io ti do una sciugamano. Ah. Hai per i tempi. A bevi! Questa parola? Acqua. Acqua, molto bene. E questa invece?
Prima di tutto sono davvero molto contento di essere questo pomeriggio qui, in questo luogo, a condividere con voi una storia d'amore globale, in cui ci siamo trovati noi nella chiesa di Sant'Antonio a Ventimiglia. Penso che di Ventimiglia ne sentito parlare davvero tanto sui giornali, sui mass media, e ne sentiamo tante cose. Ma quando noi le viviamo da vicino, queste cose, allora non è il sentir parlare, ma ad ogni volto vai a dare un nome, a quel nome una storia, e quella storia ti ricorda che ti sei commosso e che quella storia ti ha cambiato la vita. Per me, io sono nato in Colombia, sono nato nel nord-est della Colombia, al confine con il Venezuela, e vi posso anche dire qualcosa di quello che sta succedendo con i migranti che arrivano dal Venezuela. 25.000 al giorno arrivano oggi nella città di Cúcuta. Ma vi posso dire anche di tante situazioni, quelli che arrivano al Panama. Ma io mi trovo a Ventimiglia e quindi oggi condivido con voi la storia di quello che abbiamo vissuto a Ventimiglia. Tante volte io passavo dalla stazione e vi dico la verità, come sacerdote a volte poi mi conoscono le forze dell'ordine, una volta mi hanno chiesto, sarà 4 anni fa, Don, perché non vieni e cerchi di convincere due o tre di quelle donne incinte, quei bambini, e vedi un po' se li porti in parrocchia. E io sono andato, ma ve lo dico, non ero convinto. Ho detto, ma se mi porto questi 2 o 3 persone in parrocchia, metto nelle aule di catechismo, e poi se passa un giorno, 2 giorni, non se ne vanno, diventa un problema per me. Sono andato, ho rivolto l'invito, ho cercato di farmi capire, e alla fine hanno detto di no. Però la situazione è diventata molto difficile. Sappiamo dal 2015 l'assediamento ai Balzi Rossi, quindi alla frontiera, quelli degli scogli. Poi da maggio 2016, dopo la visita del ministro a Ventimiglia, ha detto che non c'era più bisogno di un campo di accoglienza che funzionava in un parcheggio adiacente alla stazione, e così i migranti si sono trovati a vivere per strada. Dormivano nelle fermate della corriera, sotto i ponti, sotto i palazzi e così via dicendo. Dopo allora l'ordinanza del sindaco, bisognava un po' fare pulizia nella città, perché era un cattivo segno e dava una cattiva immagine alla città, tutti questi migranti, persone di colore che passano di là di qua, arrivano i francesi, c'è il commercio e via dicendo, venerdì il mercato, non è possibile che ci siano tutte queste cose. Ed ecco, caccia al migrante, così cominciano ad andare di là di qua. Una sera padre Francesco della chiesa di San Nicola ha aperto le porte, però poi non era più possibile. Poi mi chiama Maurizio e mi dice, Maurizio presidente della Caritas diocesana, cosa facciamo Don? Ne avevamo 150 nel cortile della Caritas, che piccolo, mangiano e dormono lì. Ma io ho detto, mi sa che questa occasione dobbiamo. Era proprio il 31 maggio, stavamo celebrando la messa della chiusura del mese di maggio del santuario cittadino, e ho detto, Maurizio, sì, comincia ad andare quei migranti, io finisco la messa e scendo subito. Abbiamo accolto subito 180. Nel giro di pochi giorni queste persone sono diventate 500, 800 e in alcune occasioni anche 1000 persone. Una settimana purtroppo sfortunata, la prima settimana di giugno, perché poi si è messo a piovere e pioveva, poi sono arrivati tanti bambini e donne incinte, e una sera con Maurizio abbiamo deciso, Maurizio ha chiamato Monsignor Vescovo, ho detto, senta Monsignore, qui abbiamo un problema abbastanza delicato, non per i migranti, ma perché davvero mi fa pena e tristezza vedere queste donne incinte, questi bambini dormire così fuori. E cosa dice se apriamo la chiesa e li facciamo dormire dentro? Abbiamo aperto la chiesa, li abbiamo fatto dormire per una settimana mentre pioveva, soprattutto le donne e i bambini che non avevano spazio. Una di loro ha partorito dopo 3 giorni. Apri di cielo, alcuni dei miei parrocchiani molto arrabbiati, perché io avevo accolto persone in chiesa, dei musulmani e così via dicendo, e a me ha fatto tanto riflettere queste cose. Perché? Perché comunque, come vi dicevo prima un po' mi passava un po' addosso tutta questa situazione. Vedevo persone, ma queste persone, diciamo, sì, poverini, se riuscivo a fare qualcosa, a portare vestiti e via dicendo. Ma nel momento in cui ho cominciato a incontrarmi con loro,
a guardarli agli occhi, a capire la sua storia, a conoscere il loro nome, e così via dicendo, ho capito che erano frati come me. E che non soltanto erano i fratelli del Vangelo, quel fratello che io devo amare come me stesso, ma che soprattutto la gioia del mio cuore la trovavo in quel fratello nel momento in cui davo una mano. Anzi, è stata talmente bella tutta questa esperienza perché in poco tempo tantissime persone di Ventimiglia sono venuti a darci una mano. Chi faceva da mangiare, chi organizzava i letti e chi faceva una cosa, chi andava a cercare le famiglie e così via dicendo. Si è tanto diffuso il fatto a Ventimiglia che eravamo noi a cogliere bambini e donne, che quando la polizia veniva segnalata la presenza di famiglie anche nei parchi, la polizia direttamente dava il mio numero di telefono, chiamate Don Ritto che lui va subito. Noi andavamo volentieri a prendere queste famiglie. Tanto un'esperienza bella perché non soltanto sono state accolte, o meglio coinvolte, famiglie e coinvolte i volontari di Ventimiglia, ma i volontari poi sono arrivati dalla Francia, sono arrivati dalla Spagna, poi alcuni volontari che venivano da Londra, dall'Irlanda, e latinoamericani, quindi brasiliani, argentini, ma davvero tantissimi. Io sempre ho detto, qui è una piccola comunità europea che funziona bene. Qui funziona bene questa chiesa, questa piccola comunità europea, dove quei principi fondamentali, ecco, funzionano veramente bene. La cosa bella poi è anche quell'esperienza di Monsignor Jean-Louis della diocesi di Viviers. A un certo punto chiama in diocesi e dice: io vorrei venire a dare una mano. E allora ha preso un po' due o tre sacerdoti, alcune suore della sua diocesi, alcuni laici, ragazzi, ministri straordinari, seminaristi, e sono venuti un bel gruppetto, 15 giorni nel mese di luglio, a darci una mano. E Monsignor Jean-Louis ci raccontava che lui si era sentito un po' sgridato una volta che era andato a Lampedusa, perché lui, vedendo tutto questo, qualcuno gli ha detto: ma voi vescovi francesi mi sa che non fate tanto per i migranti. Dice: io devo fare qualcosa. E è venuto, è stata talmente bella questa esperienza. Poi lui ci faceva ridere, perché lui in pantaloncini corti andava sotto nel fiume, sotto il ponte, a portare da mangiare o aiutare a pulire, a fare. È stata una cosa bellissima, ma anche molto edificante per noi. Edificante perché vedere questo vescovo con i suoi sacerdoti, con i suoi seminaristi. E allora tutto questo è un po' il miracolo di quello che è successo nella chiesa di Sant'Antonio. Ma la cosa più bella è che ogni persona che è venuta nella chiesa di Sant'Antonio a dare una mano si è portato dentro una ricchezza, non tanto quello che ha aiutato. Alla fine abbiamo capito che non è quanto noi aiutiamo gli altri, ma la cosa importante è quanto noi riceviamo degli altri. E quindi, ascoltando le storie, poi quando comincia a vedere il bambino lì, che tu sì, gli dai 13-14 anni, dice: ah, dove sono i tuoi genitori? No, i miei genitori io non ce l'ho, io sono qui da sola. Caso di Mary, 13 anni, il papà era stato ucciso in Eritrea, scappa con la mamma, in Sudan la mamma purtroppo per motivi legali viene presa, la perde, poi va a finire in galera, e lei deve continuare questo viaggio in mezzo a tantissimi uomini. In Italia per un mese è stato a girovagare in Italia per le stazioni italiane, e dice: nessuno se ne è accorto di me, che io a 13 anni sono qui senza genitori, non ho nessuno. È arrivato nella chiesa, dopo una settimana ha cominciato a raccontarci. Lei scriveva un diario bellissimo, perché lei era cristiana, e tutti i giorni in questo diario scriveva: mio Signore, aiutami a trovare mia mamma, cosa sarà della mia vita se io non trovo mia mamma? E faceva tante domande al Padre Eterno. E allora tutte queste domande poi te le fai tu, perché dici: oh mio Signore, e io che sono prete in questo mondo, dove mi rendo conto che siamo in un mondo ingiusto, perché è bellissimo il tema del convegno: conoscere per accogliere e annunciare. Guardate che quando noi cominciamo a conoscere la verità, perché noi nella chiesa di Sant'Antonio e nella Caritas abbiamo aiutato l'anno scorso a persone di 82 nazionalità diverse,
ma quando cominci a conoscere le storie di queste persone e cominci a conoscere la verità di quello che c'è dietro, e quindi vedi che quello che sta succedendo oggi sull'immigrazione sono conseguenze di scelte fatte male, di persone che ha sfruttato e che continua a sfruttare questi paesi, e quando cominci a conoscere la verità del coltan, perché tutti vengono a dirti sempre: Don, però questi qui hanno lo smartphone, eh? E allora io gli rispondo: loro hanno diritto ad avere lo smartphone, perché il coltan è loro, è mica nostro, noi abbiamo diritto allo smartphone, e loro purtroppo qualcuno se lo prende, fa dei grandi soldi, e loro non sanno che hanno tutte queste grandi ricchezze. Quando vai a scoprire che nelle miniere del Congo, quindi poi ti raccontano queste storie, lavoravo nella miniera, dovevo viaggiare un giorno per vendere il coltan a 18 centesimi al chilo di questo coltan, e questo equivale a, non so, perché nel mercato ufficiale sono 500-600 euro un chilo di coltan, e cominci a capire quindi che forse noi siamo in un mondo tanto ingiusto, e che se c'è un mondo globalizzato, il mondo in cui siamo, dobbiamo capire che quella globalizzazione ci serve anche per parlare di una giustizia globale. E a noi ci ha servito tanto questo, e oggi adesso non mi posso dilungare a raccontarvi tante cose, ma davvero per noi è stata un'esperienza molto molto bella, un'esperienza arricchente, e io ho detto a molti, ho detto dei volontari, per me una settimana qui mi è servito più che un corso di esercizi spirituali, perché ho capito come posso scoprire il vero volto di Cristo sofferente, che viene e si avvicina a me e mi guarda gli occhi e mi dice: se mi puoi aiutare bene, e se non mi puoi aiutare io non posso fare nulla, solo tu puoi fare qualcosa per me. Grazie davvero. Grazie. Portando anche negli uomini della realtà dell'incontro, del lavoro, della ricerca di soluzioni. Lavoro, incontro, ricerca di soluzioni della comunità di Sant'Egidio. Sono stato con loro in Mozambico 10 anni fa a vedere la ricerca di soluzioni, feci una scoperta sconvolgente. Allora scoprì che nascono i bambini da madri con l'AIDS, da madri di stiro positive, nascono dei bambini sani. Io lo scoprì in Mozambico 10 anni fa, perché qua non me l'avevano ancora detto. Qui da genitori sieropositivi nascevano figli sieropositivi e poi si portavano nel corso della vita questo gravissimo problema, e sono andato in Africa per vedere che invece la vita poteva nascere in un altro modo, pur generata da vita di sofferenza e di dolore. Ma guarda un po'. Allora, la comunità di Sant'Egidio, conosciuta anche, non so quanto gli faccia piacere come logo di Trastevere, non, insomma, la chiamano così, qualcuno ci mette un po' di malizia, qualcun altro dice no, è talmente presente nel mondo, nelle cose che contano, nel lavoro che si fa, nella ricerca di soluzioni vere e pratiche, che allora la parola comunità di Sant'Egidio si abbina, in questo caso l'espressione corridoi umanitari, ma noi sappiamo che è vero perché l'abbiamo visto, lo facciamo, e adesso ce lo racconta il nostro amico Claudio Magnasco. Allora, parlare dei corridoi umanitari penso abbia il grande significato di provare anche a capire meglio, a entrare di più in questo grande dramma che tante volte vediamo sui nostri mari, sui percorsi verso l'Europa, questi drammi che colpiscono numeri grandissimi di persone, spesso anche senza lasciare traccia. Allora, i corridoi umanitari sono un progetto pilota di 3 soggetti, che sono la comunità di Sant'Egidio, e la Tavola Valdese e la Federazione delle Chiese Evangeliche. Di questo progetto, che ha firmato all'interno di questo progetto è stato firmato un protocollo con il Ministero degli Interni e il Ministero degli Esteri per far arrivare in Italia le persone che stanno nei campi profughi, le persone che sono più vulnerabili, quindi le famiglie colpite dalla guerra, le famiglie colpite a volte in punto anche nei situazioni difficili come la guerra, in più da malattie di qualcuno di loro, di persone anziane.
Allora far giungere delle persone in Europa in tutta sicurezza, cioè come ha ricordato anche il Santo Padre all'Angelus a marzo del 2016, i corridoi umanitari sono l'unione di solidarietà e di sicurezza. E nascono con tre obiettivi. Il primo è sicuramente quello di sottrarre delle persone ai trafficanti di uomini e ai trafficanti che si arricchiscono sui migranti. Il secondo obiettivo è quello appunto di far giungere le persone in sicurezza, perché le persone muoiono in mezzo al mare. Pensiamo che dal 2014 in poi sono morte più di 15.000 persone solo nell'area del Mediterraneo, e sono soltanto numeri che si conoscono, poi ci sono tutti quelli che noi non conosciamo. Quindi far arrivare persone che sono appunto vulnerabili, che ne hanno bisogno. Il terzo obiettivo è quello di far giungere persone in Italia, in Europa, perché poi i progetti si sono estesi anche ad altri paesi, farle giungere in totale sicurezza. Le persone, adesso non mi dilungo nella spiegazione di come tecnicamente funzionano i corridoi umanitari, ma le persone vengono controllate dalle associazioni che sono nei campi profughi, vengono controllate dalle autorità italiane, viaggiano in totale sicurezza per loro a bordo di aerei, arrivano in Italia, iniziano immediatamente le pratiche per avere il riconoscimento della protezione internazionale e poi iniziano il grande percorso dell'integrazione, che significa imparare la lingua, incontrare delle persone, creare dei legami nella società che li accoglie, perché non si può vivere in maniera isolata, e poi il lavoro e tutto quello di cui c'è bisogno. Allora, su questo noi abbiamo un video molto breve, sono solo 4 minuti, che può essere lanciato, e poi ancora alcune cose per spiegare meglio il progetto dei corridoi umanitari. Ad Homs c'erano i bombardamenti, non si poteva andare in giro, la vita era sempre più difficile, non c'era più nulla, c'era solo tanta paura. Stringevo a me i miei bambini. Era difficile. Siamo stati costretti a scappare dalla Siria. La casa è stata distrutta. Non c'era più nulla. Tutto distrutto. Tutto. No. Abbiamo pensato di attraversare il mare. Poi abbiamo visto le foto di mio cognato morto. Non è giusto. Sono fuggito dalla Siria per vivere in pace. Io, mia moglie e i miei figli. Ma dopo 2 anni che stavamo in Libano abbiamo scoperto che nostra figlia Falak era malata di tumore all'occhio. La comunità di Sant'Egidio ha saputo della nostra storia e che Falak necessitava di chemioterapia. Così ci ha aiutato per i documenti e ci ha portato a Roma attraverso i corridoi umanitari. Ringrazio molto Sant'Egidio.
Mi chiamo Giuseppe e ho 27 anni. Insieme a mia moglie Tania veniamo da Aleppo. Siamo sposati da 2 anni e abbiamo una bambina. Mia moglie insegnava e io facevo il barbiere, ma siamo scappati un anno fa per via dei bombardamenti. Ad Aleppo ormai non c'è più niente. Abbiamo vissuto in Libano con nostra figlia che ha 1 anno e mezzo. Entrambi siamo molto preoccupati perché le nostre famiglie sono ancora in Siria, ma siamo anche felici perché qui in Italia possiamo iniziare un'altra vita. Mi chiamo Samir e sono originario di Damasco. Sono arrivato a Roma passando per la Grecia 5 mesi fa grazie alla decisione di Papa Francesco di accoglierci in Vaticano. Oggi per me è un giorno speciale perché finalmente mi ricongiungo con mio fratello. 1, 2, 3. Credo che appunto queste immagini abbiano spiegato anche più chiaramente di tante parole un po' com'è il percorso dei corridoi umanitari. I numeri, perché questo progetto, che è un progetto pilota, dicevo all'inizio, prevede l'arrivo in Italia di 1000 persone in 2 anni, sono arrivate 900 in 10 viaggi, però è anche un progetto che è replicabile. Ed è molto bello perché adesso, alla fine di ottobre, inizieranno ad arrivare i primi 500 grazie a un secondo protocollo d'intesa tra il Ministero degli Esteri, il Ministero degli Interni, la Comunità di Sant'Egidio e la Conferenza Episcopale Italiana. E questo significa che questi progetti sono replicabili, così come è avvenuto in Francia, ci sono contatti per il Belgio, e sono contatti anche sulla Spagna, sempre attraverso la Conferenza Episcopale, e anche la Germania ultimamente ha espresso grande apprezzamento per il progetto e anche la possibilità di renderlo una modalità per far giungere le persone in sicurezza. Ma la cosa che volevo sottolineare, anche per spiegare meglio, era proprio questo. Come avete visto, anche alcune persone sono arrivate a Genova, era nel giugno del 2016, persone che hanno in famiglia, avete visto un bambino con difficoltà, un bambino che non cammina, oppure giovani che sarebbero finiti arruolati, sarebbero finiti nelle schiere dell'esercito o dei ribelli. Allora, l'arrivo in Italia è comunque un approdo ed è l'inizio di un nuovo percorso, ed è un percorso di integrazione. Se da una parte questo progetto è replicabile, dall'altro noi lo abbiamo scoperto, e questo è un po' anche il cuore di questa testimonianza all'interno di questa giornata, insieme, abbiamo scoperto che questo progetto è anche una grande ricchezza per chi accoglie, perché nell'accoglienza, come ricorda sempre Papa Francesco, c'è un dono permanente, perché organizzare, prendersi la responsabilità di anche tante persone che lo hanno fatto non da professionisti, ma lo hanno fatto perché sono persone che hanno ritenuto di impegnarsi personalmente ad aiutare chi a fare scuola, chi a portare dei vestiti, chi ad accompagnare, chi ad aiutare in tanti modi. Ebbene, tutto ciò vuol dire che rafforza e necessita di una comunità che cresce, e questa comunità è un grande dono. Allora io credo che nell'accoglienza, nella nostra esperienza di corridoi umanitari, significa la presenza anche di un dono permanente. Io credo un centuplo, che è quello di chi, quando si accoglie, si ritrovano delle energie, si ritrova una comunità che cresce, una comunità che diventa più forte. E tutto ciò è un dono che rimane. In alcune città italiane, dove poi i richiedenti asilo sono diventati appunto persone con protezione umanitaria, poi magari hanno raggiunto parenti nel nord Europa, però dopo, quando sono andati via i profughi che erano stati accolti, con i profughi giunti con i corridoi umanitari e quindi con un percorso di integrazione, le comunità si sono ritrovate, e qualcuno diceva: adesso che cosa succederà? Ecco, niente, succederà che le nuove energie
dovute all'accoglienza hanno fatto sì che si mettessero in moto altri progetti e che altra accoglienza venisse raggiungesse altri. Io credo che questa è un po' la testimonianza che ci sentiamo di dare dopo questo progetto, sapendo anche che è un progetto che andrà avanti, che crescerà, come dicevo, ho nominato alcuni paesi, la conferenza episcopale arriveranno dal Corno d'Africa, perché il primo gruppo è arrivato in prevalenza dalla Siria, i nuovi arriveranno dal Corno d'Africa, dove sappiamo che paesi come la Somalia e l'Eritrea da anni soffrono per un'immigrazione che ha portato tantissime vittime. Pensiamo che il famoso naufragio a Lampedusa erano in prevalenza eritrei, 183 persone. Ebbene, tutto questo ci dà anche tanta speranza. Credo che è la speranza che abbiamo visto negli occhi e nei volti delle persone accolte, ma è anche la speranza che in ognuno di noi che abbiamo accolto, e in questo modo ci siamo sentiti anche più ricchi. Grazie. Grazie. Grazie a Dio per questa esperienza, la terza testimonianza che abbiamo ci arriva da Savona, rifugiato a casa mia il progetto Raimondo, Eleonora Raimondo adesso ce la presenta. Buon pomeriggio a tutti. In realtà la parte della nostra testimonianza è proprio in coda con quanto sono state le conclusioni della comunità di Sant'Egidio, nel senso che il progetto Rifugiato a casa mia, promosso da Caritas Italiana, ha visto alcune famiglie, alcune comunità muoversi proprio nell'accoglienza dei richiedenti asilo, quindi mi ritrovo molto nelle conclusioni di Claudio. In cosa è consistito questo progetto? Questo progetto ha avuto una piccola prima edizione nell'anno 2013, dove alcune famiglie hanno aperto la porta di casa a dei ragazzi che sono stati accolti proprio presso le famiglie. Nel 2016 questo progetto è il primo progetto, ha visto 40 accoglienze messe in piedi su tutto il territorio nazionale. Il secondo progetto, che è partito nel 2016, aveva l'obiettivo di arrivare a 1000 accoglienze, in realtà siamo arrivati a 500, però 500 persone accolte tra famiglie e parrocchie sono state 500 comunità che hanno messo in moto relazioni, costruito legami, tessuto storie, riconosciuto volti, un po' nella scia di quello che dicevamo prima. L'esperienza di Savona è un'esperienza più piccolina. A Savona nel 2013 abbiamo avuto la fortuna di ricevere l'offerta di una famiglia che ha voluto ospitare in casa un ragazzo uscito da un progetto, per cui noi come Caritas ci siamo trovati quasi un po' facilitati, nel senso che è stato un incontro di cui noi abbiamo fatto da testimoni. Nel 2016, questo piccolo seme lanciato nel 2013 ci ha portato ad avere, a fine dicembre del 2016, che era la data prevista di fine del progetto, 15 persone in accoglienza, di cui 5 accolte in 5 famiglie che hanno ospitato a casa e 10 accolte presso le comunità parrocchiali. Provo a delineare anche un pochino in che cosa è consistito il progetto. Questo progetto prevedeva la proposta alle famiglie, sia in parrocchia che in famiglia, di occuparsi proprio dell'accoglienza, di accompagnare, di fare quasi una sorta di tutoraggio ai ragazzi accolti, con l'idea che fosse proprio la famiglia al centro dell'accoglienza e quindi anche le comunità di famiglie, laddove in parrocchia appunto si poteva stimolare proprio la relazione della comunità ad accogliere. Il secondo progetto, quello che è partito nel 2016, è stato un progetto volutamente completamente gratuito, per cui le famiglie che hanno accolto senza ricevere nulla in cambio dell'accoglienza, se non il dono di cui parlava Claudio prima, no? Il dono dell'accogliere qualcuno, del poter costruire una relazione. Il tempo dell'accoglienza previsto era di 6 mesi. Ora mi piace dirvi che in realtà ad oggi, quindi a ottobre, 10 mesi dopo la fine del progetto, continuiamo a essere testimoni di altre famiglie che si affacciano ad accogliere, di altre parrocchie che continuano a dare disponibilità ad accogliere all'interno della parrocchia altre persone.
Perché? Perché quello che è nato come un progetto, che quindi prevedeva delle regole, aveva insomma una cornice un po' più definita, è diventato un processo, è stata una piccola luce che ha permesso ad altri di essere viste e di accendere altre luci. E quindi noi continuiamo ad essere testimoni di incontri tra persone che aprono le porte di casa. Sottolineo questa parte perché io penso che quello che noi abbiamo approcciato come un progetto all'inizio, finalizzato nelle nostre teste di operatori, ad essere il pezzettino dell'accoglienza finale dopo l'accoglienza istituzionale, si è trasformato in qualcosa di molto più bello e di molto più grande, che è la condivisione. Quindi l'integrazione è stata quasi superata, nel senso che i ragazzi che sono stati accolti dalle famiglie oggi hanno delle relazioni, hanno delle comunità, hanno dei luoghi dove poter tornare. Una delle frasi più belle di uno dei ragazzi che è stato accolto in una famiglia e ha provato a cercare lavoro, insomma è stato molto difficile per lui, è molto giovane. Alla fine ha deciso di partire. Chiaramente questo è uno strappo, nel senso che la famiglia ha fatto fatica ad accettare, no? Dopo aver aperto la porta di casa senza tempo, no? Perché i 6 mesi è la proposta iniziale e quando ti siedi al tavolo con la famiglia e il ragazzo e dici 6 mesi, ti guardano già un po' come dire 6 mesi, ma facciamo un anno. Poi vabbè, ma ha iniziato la scuola, fa il biennio delle superiori, ma facciamo 2 anni. Quindi questo ragazzo ha deciso di partire, anticipando un po' il tempo del saluto rispetto alla famiglia. E il papà di questa famiglia ci è rimasto molto male, perché si aspettava di poter portare avanti l'accoglienza. Ma la cosa più bella che lui ha detto è stata: io vado, ha deciso di partire per la Francia, vado ma so che se sarò in difficoltà ho una casa in cui ritornare. E io penso che il cuore del progetto, del percorso, dell'esperienza di rifugiato a casa mia sia proprio questo: offrire alle persone un luogo dove poter tornare, un luogo da cui poter partire, ma partire senza scappare, no? A volte i ragazzi dalle accoglienze spariscono, sono in accoglienza e poi quando arriva la fine non li vediamo più. Invece queste sono relazioni che rimangono, c'è qualcuno che in Francia e manda a Savona le informazioni su come sta, su come sta andando il suo percorso di integrazione. È un po' superare quei confini, che non sono solo i confini dei confini da attraversare, no? Dei confini proprio fisici, geografici tra le nazioni, ma sono i confini all'interno della nostra società. Io penso che a posteriori di un anno e mezzo di questa esperienza possiamo dire che il cuore di questa esperienza sia stata proprio la capacità di andare oltre a un confine che permette all'altro di arrivare a me, un altro che può essere oggi una persona straniera, perché stiamo parlando di confini internazionali da rompere, ma che domani potrebbe essere il mio vicino di casa in difficoltà, e se io sono allenato ad aprire quella porta, l'aprirò comunque, no? Cosa facciamo dopo che vanno via? Beh, siamo pronti ad accogliere qualcun altro. Oggi il segno della storia sono i migranti, l'abbiamo detto all'inizio, ma questa capacità è qualcosa che una volta accesa continua a dare speranza e a dare frutto. E la cosa, l'ultima così suggestione che voglio lasciare è che questa capacità di accogliere che hanno avuto le famiglie e le parrocchie è stato qualcosa che è andato oltre quella paura quotidiana, no? Che ci viene anche forse un po' passata attraverso delle informazioni magari parziali, perché ha permesso di conoscere delle persone. Quando questi ragazzi camminano per strada non sono il migrante, non sono il rifugiato, non sono il richiedente asilo, ma sono Karim, sono Laki, sono Adama, sono delle persone con un nome e un cognome che entrano nelle case delle altre famiglie, perché ogni famiglia ha delle relazioni e quindi vengono inserite nel tessuto sociale. Questo porta un grande cambiamento, in primis in chi apre la porta di casa per accogliere, che sia la porta della parrocchia o che sia la porta di casa propria, tutto questo accende, crea curiosità, crea domanda, e penso che oltre ai confini nazionali oggi gli altri confini da rompere sono proprio quelli all'interno delle relazioni nella nostra società.
hanno già detto che questa famiglia, da dove il ragazzo era partito, aveva lasciato la famiglia, c'era rimasto così in pane che se ne fosse andato. In un tempo in cui non si vogliono neanche, come dire, anche il segno di un'accoglienza o semplicemente il gesto di una cortesia, non dico di un abbraccio fraterno, ma di una cortesia, viene letto in modo, come dire, anche scandaloso a volte, è bello sentire che c'è invece chi ci dà un messaggio esattamente contrario, che poi è quello naturalmente che ci piace di più. A proposito di messaggi che ci piacciono di più, un anno e un po' fa circa, il mio vecchio amico, nel senso che da diversi anni ci conosciamo, siamo amici, Don Giacomo, mi chiama e mi dice: stiamo facendo una cosa, stiamo preparando una cosa a Coronata, e vedrai che è una cosa interessante, perché mi aveva già fatto vedere cose interessanti e noi come TGR TV le avevamo anche raccontate. Per esempio, io ricordo con un pizzico, ma neanche tanto piccolo, di orgoglio, quando avevamo spiegato molto bene che i famosi 30 euro per migrante non li danno al migrante, ma invece hanno la loro spiegazione, perché c'è insomma ancora la necessità di spiegare che poi in realtà le cose non sono così. E allora un servizio che avevamo fatto in Via del Campo, se non ricordo male, e aveva spiegato molto bene come venivano, quale senso avesse l'aiuto, il sostegno da parte dello Stato, naturalmente, a un lavoro vero, impegnativo, concreto, di grande sacrificio, che veniva fatto nei luoghi dove questo lavoro era possibile. Quando poi appunto mi chiama e mi dice: stiamo per fare una cosa a Coronata, vedrai che sarà una cosa bella. È passato un anno e mezzo, noi l'abbiamo anche raccontata più volte, l'abbiamo testimoniato i vari passaggi, perché insomma ci piaceva molto questa idea e era giusto darne conto. È passato un anno e mezzo, è una realtà concreta e adesso ce la spiega meglio lui. Grazie, allora intanto desidero ringraziare perché questo momento, questa giornata vuole portare dei volti, no? questi verbi, questo conoscere, questo accogliere e annunciare sono tre verbi importanti, perché non si accoglie un fenomeno, ma si accoglie con quello che conosci. E allora nel progetto, cosiddetto progetto di Coronata, nelle anche diversità, no? Di conoscenze, di accoglienza, noi abbiamo proprio scelto quell'accoglienza che parte un pochino dal considerare questi nostri amici un po' come dei bimbi rispetto a quella che è la società italiana. Dico dei bimbi nel senso che, entrati all'interno del territorio italiano, non conoscendo la lingua, non conoscendo le persone, abbiamo cominciato a conoscerci. Io mi chiamo, tu ti chiami. E nel conoscerci, in questo così gestione familiare, mi veniva in mente un po' il parallelismo, no? Delle nostre prime grandi case di accoglienza, come quello un po' dell'asilo, dove i genitori portano i bambini e poi li vanno a prendere, perché all'inizio uno ha bisogno di capire com'è la vita, com'è il mondo, com'è la città. E allora la presenza di questi operatori che ti portano in ospedale per curare tante, tante ferite, non solo fisiche, che ti portano a fare i documenti, che ti parlano, che ti trovano i mediatori culturali, no? Che ti raccontano i valori, quei valori che ancora la nostra civiltà porta o dovrebbe portare, e ascoltano i valori di queste persone. Poi la grande casa, come il bimbo cresce, comincia ad andare a scuola da solo, no? E allora un po' l'esperienza del campus di Coronata è questa scuola dove ogni giorno 240 di questi ragazzi che vengono anche da Via del Campo, no? Ma che vengono un po' da tutte le abitazioni, è proprio, diceva oggi il cardinale, è un metodo educativo ad una giornata normale. È proprio questo il significato, no? Niente di, lo abbiamo chiamato campus, che fa venire in mente il campus universitario, niente. È l'educazione alla normalità, alla quotidianità, al parlare l'italiano, ma al conoscere la falegnameria. Lo vedrete poi in un filmato che segue, per cui adesso non vi sto a dire cose che vedrete già. Ma quello che volevo dire è che oggi è uscito, ed è per questo che, grazie alla CEL, alla Conferenza Episcopale Ligure, perché io credo che noi come cristiani abbiamo proprio il coraggio e la forza
di spaccare un fenomeno di 140.000 ogni anno in 140.000 incontri, uno per uno. Oggi si è parlato di volti, si è parlato di persone, si è parlato di questo. E allora dicevamo quel bimbo che prima accompagnato poi va a scuola da solo e poi finisce che se ne va all'università, si sposta sul piano di studio e poi finisce che se ne va a lavorare. E questo un po', ecco, progetto educativo alla giornata, alla quotidianità è proprio questo. Piano piano, alla fine, questi ragazzi vanno in parrocchia, dove, giustamente, no, tante relazioni, la ricchezza più grande è quella, no, le relazioni, poi, indubbiamente, la possibilità di fare un lavoro per il quale si sono sperimentati in una scuola di formazione, per la quale stiamo cercando anche di dare un accreditamento, no? Proprio a questo tipo di formazione, un accreditamento che non è soltanto interno, ma riconosciuto proprio dallo Stato, e alla fine sei libero di volare. Ma finché davvero, no, non hai conosciuto, non hai accolto, che cosa hai da annunciare? Ecco, noi abbiamo da annunciare questo, scusate, dici perché fai il prete? Perché sono un prete. Che bello questo titolo, no? Perché è proprio Gesù, no? Che appunto ci dice del singolo che tu incontri, che tu accogli, a cui tu vuoi bene. Si può voler bene a tutti, sì, in generale, abbiamo tutti un cuore grande, vogliamo bene a tutti. Ma il singolo, il Mamadou, è il Frankie, no? Come diceva bene prima De Nola, no? Sono le singole persone che ti sono date di incontrare, ti sono date di amare e sono quelle che ti danno la forza di annunciare davvero, no? Di annunciare che un fenomeno non è un fenomeno, che le persone sono persone e che l'accoglienza è un valore divino. L'ospitalità parte dalla solidarietà umana, l'accoglienza per noi è qualcosa di più. E allora, siccome poi io ho fatto tanto parte del mondo marittimo, ma i marittimi erano sempre sulle navi, e quindi noi parlavamo dei marittimi, ma i marittimi non c'erano, darei la parola un attimo proprio a Mamadou, che in questo momento in seminario, questi ultimi portati via dal Palasport, e lui va a aiutare gli operatori, lui è un ragazzo delle nostre... Però lui dice, ma io voglio andare ad accogliere i miei fratelli che sono in seminario, io voglio... Voglio essere in un qualche modo vicino a loro perché anche io sono stato accolto e anche io oggi voglio accogliere. Prendi quello col filo. Prendi questo. Usati questo che è più facile. Buona serata a tutti. Sono Mamadou. Mamadou è il mio nome. Il mio cognome è Coulibaly. Io vengo da Costa d'Avorio. Adesso sono arrivato in Italia a fare un anno, un mese. Oggi sono molto felice. Perché appunto questo occasione di parlare davanti a voi tutti. Per questo io vi ringraziare tutti voi che sono venuti a ascoltare noi. Oggi sono molto felice perché quando sono arrivato in Italia io non facevo che non posso parlare italiano, ma ho fatto 6 mesi di scuola curata. Ho visto che non posso parlare un po' di italiano, perché in Africa io non ho fatto scuola, niente. Ma curata, davvero io posso ringraziare loro, perché loro hanno cambiato la mia vita. Perché prima io avevo tanti pensieri a testa, ma oggi meno male, perché sta facendo tante cose a Coronata. Quando sono arrivato a Coronata, ho imparato tante cose.
perché in Africa io facevo il saldatore e ho visto che cambiare la vita io devo fare qualcosa, io non posso rimanere a casa, dormire, fare niente, no, io devo entrare qualcosa da fare, così posso migliorare la mia vita. Sono andati per imparare cura della persona. Cura della persona vuol dire che per imparare, per aiutare le persone anziane e anche le persone disabili. Oggi io sono molto contento per loro perché io vado tutti i vendetti con loro per aiutare loro. La coronata davvero c'è tante cose da fare perché ho imparato muratori e anche i diri. Quando loro mi hanno chiesto che c'è dei ragazzi nuovi che sono arrivati al seminario, ho parlato a loro che io posso aiutare loro. Perché quando io sono arrivato in Italia, alcuni mi hanno aiutato, non, io posso aiutare loro. Sono andati con loro per aiutare, per parlare a loro Italia. Così si fa, non posso fare questo, devi fare questo e adesso loro sono molto felici, molto contenti per me. Per questa occasione io devo ringraziare la nostra cooperativa perché loro hanno cambiato la mia vita, veramente. Adesso c'è un video ancora per completare il racconto, la testimonianza su ciò che si fa a Coronata. L'hanno realizzato loro, adesso sta per partire. Dove si trova Genova, accarezzata dal mare, 7000 anni fa sorgeva un villaggio celtico-ligure, indicato con una parola che significava bocca o imboccatura. Infatti, i fiumi in epoche remote erano considerati le bocche della terra. In questa grande confluenza di culture che è stata e che è tuttora la città, ci piace immaginare come, digradando dalla montagna al mare, tutto il territorio accolga in sé la vita circostante, digerendola e trasformandola sempre in qualcosa di diverso e di originale. Paolo Conte alcuni anni fa aveva intuito e descritto lo spirito della città, tanto che nell'inciso della canzone di Genova per noi si chiedeva se quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. Genova per tutti noi è questo e molto altro. È sorpresa, accoglienza e solidarietà che si dipanano per ogni dove. Tra le tante iniziative merita una menzione speciale il Campus Coronata, promosso dall'Ufficio Diocesano Migrantes, un progetto ambizioso in cui si mira all'integrazione sociale dei migranti. Nato da un ex ospedale da tempo in stato di abbandono, qui ognuno ha fatto la sua parte. Chiesa, volontari, prefettura, comune e aziende come l'IREN, che si è occupata dei servizi. Tutti uniti per far rifiorire un centro d'eccellenza.
siamo partiti con una semplice accoglienza e poi ci siamo accorti che non potevamo fare gli affittacamere, ma dovevamo dare delle opportunità a questi ragazzi. Dovevamo riuscire davvero velocemente a insegnargli la lingua, ma non solo la lingua, ma la cultura italiana, dargli occasioni di relazione. E l'esperienza del campus, della scuola e poi quella delle parrocchie è l'occasione veramente della loro vita. Un silenzioso porto solo. Come Comune di Genova, io come assessore al patrimonio e allo sviluppo economico, avevamo la necessità di individuare degli spazi per la prima accoglienza. Individuammo un grosso edificio a Coronata, nelle alture della città di Genova, che potesse accogliere, potesse soddisfare questa prima esigenza. E da lì è nato il progetto, che nel corso degli anni successivi, a una stretta integrazione con un lavoro comune degli uffici dell'amministrazione comunale con la Curia, ha dato vita ad un polo importante, stabile. Attualmente sono quasi 60 i dipendenti della cooperativa che operano sostanzialmente in questa struttura di Coronata, che noi con un po' d'ambizione chiamiamo Campus Coronata. Perché? Perché qui si raccolgono un po' tutti i ragazzi, anche quelli delle altre strutture, ogni giorno per svolgere le attività che tutti i giorni sono previste per loro, da quelle della scuola d'italiano, dal corso di educazione civica, piuttosto che tutta un'altra serie di corsi più professionali, se vogliamo, tipo il corso agrario, edile, idraulico, la sartoria e via dicendo. E allora iniziamo dalle lezioni di italiano, coordinate in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. Al termine dei corsi, i ragazzi potranno svolgere un test e ottenere una certificazione ufficiale sulla competenza linguistica raggiunta. Chi va a scuola che cosa fa? Studiare. Imparare. Imparare a leggere, imparare a scrivere, anche imparare a studiare. Imparare è quello che fanno i ragazzi, gli studenti e le studentesse a scuola, tranne qualcuno che dorme. Signorina. Differenza tra signora e signorina. Signorina è una donna e non è fidanzata. Non fidanzata, non marito. I bambini di solito sono così? Hanno questa faccia? No. Ah, come sono i bambini di solito? Tranquilli. Tranquilli, mica tanto. Coronata è nata 2 anni fa, ma il campus, lo studio è cominciato soltanto dallo scorso ottobre. E questa attività ha coinvolto i ragazzi di tutte le nostre case, quindi se a Coronata risiedono 80 ragazzi, a scuola vengono 220. Sono seguiti in tutte le loro necessità, esigenze e in modo particolare ogni 12 ragazzi c'è un tutor, cioè una persona a cui loro si possono riferire, con la quale possono parlare sia dei problemi logistici che di quelli personali, dei loro progetti. I ragazzi possono seguire anche il corso di sartoria, in cui acquisiscono preziose competenze professionali. Lo scopo è quello di non disperdere il sapere delle generazioni precedenti e dare nuova linfa alle attività tradizionali. Bisognerebbe stirarla bene. Prima le spalle. Prima le spalle, perché non c'è cuciture esterne. Questo campus di Coronata ovviamente si concentrano la maggior parte delle attività e quindi quasi tutti gli operatori qui lavorano quotidianamente. Ecco. Tra le attività artigianali c'è anche un interessante laboratorio di falegnameria. Allora, voi tre vi prendete le misure di quelli che sono i vetri. Va asciugato bene,
asciughiamo bene e poi ci mettiamo lo scotch. Vi marcate le misure, le scrivete e vediamo gli stelli che abbiamo tagliato l'altro giorno se vanno bene di misura. Su 310 persone che sono diversamente sistemati, ora nelle case, ora a Coronata, ora nelle parrocchie, e quelli che sono nelle parrocchie hanno l'opportunità di una borsa lavoro e quindi anche di sperimentarsi e di guadagnare qualche cosa, perché finito questo progetto possono cominciare. Ci sono circa 60 dipendenti. Questo è, credo, una piccola chiave di interpretazione di quello che significa marcare a uomo queste persone e stargli vicino. Giovani che provengono da angoli remoti del mondo, strappati ad una terra spesso matrigna, hanno una seconda possibilità. Dall'inferno delle guerre, dell'odio e del dolore, i ragazzi trovano qui pace, accoglienza e soprattutto possono provare a costruirsi una vita fino ad oggi negata. Ha l'ambizione di rendere indipendenti gli allievi che arrivano fin qui, per essere poi in seguito inseriti nella collettività in modo utile e fattivo. Anche un insegnamento come quello dell'informatica può essere loro molto utile. Virgola è sotto, vedi? Apostrofo sopra. Ok, vai sopra. Qua di nuovo è al apostrofo abitare. Fiore all'occhiello di questo centro è il corso di agraria che si tiene nella vigna annessa. Terreni un tempo abbandonati che daranno alla luce uve usate nella produzione del celebre vino Bianchetta di Coronata. Si lega pure anche quella, tanto non leghiamo adesso, dobbiamo legarla dopo, quindi... Ma sono tanti altri i prodotti della terra che i ragazzi imparano a coltivare, tutti di grande qualità. E dopo le attività all'aperto c'è anche il momento di relax, il momento conviviale a tavola. E poi per chi vuole è possibile seguire anche le lezioni di servizio a tavola, sempre utili per un impiego futuro. Questo è il piatto. Tu vieni qua, fai il cliente, siediti. Tu fai il cliente. Aspetta, io tanto ti faccio sedere, va, siedi, ti accompagno con la sedia. Lui ha ordinato la pasta, tu fammi vedere come servi la pasta. Il piatto va preso così, ok? Ora fa vedere come si serve il piatto, che qui dentro c'è la pasta che deve servire lui. Prego, dovete dire prego. Oh. E quando tu servi il piatto, cosa devi dire? Prego. E quando lo togli cosa devi dire? Posso. Posso. Questo è un progetto per cui posso dire che è valsa la pena di fare attività istituzionale, di fare attività pubblica per la città di Genova, perché ha messo insieme la capacità dell'amministrazione di dialogare con la città, con in questo caso con la Curia, per una necessità reale dei nostri giovani, che è quella della prima accoglienza dei profughi, ma dando un respiro più profondo, che è quello dell'integrazione, non solo la prima accoglienza necessaria, ma di un'integrazione profonda all'interno del territorio cittadino. Il
Il futuro è quello dell'integrazione col territorio. Non vogliamo che questa scuola rimanga un ghetto dove vanno soltanto i profughi, come si dice, ma dove veramente il territorio, le persone di Coronata, di Cornigliano, dove i poveri, dove gli anziani, dove i disabili, per i quali stiamo veramente generando delle strutture di supporto e di aiuto, possano diventare parte integrante. Di Coronata ci accompagna all'ultimo elemento prima delle conclusioni, naturalmente di Sua Eminenza il Cardinale Bagnasco. C'è un altro punto di osservazione, un'altra chiave di lettura: il lavoro che produce l'accoglienza che non è assistenza ma è opportunità, è occasione, ed è da leggersi con le lenti dell'economia, perché è così, perché è una necessità, perché è un dato di realtà. Allora, questa lettura ci aiuta un docente di economia, il docente di economia politica presso l'Università LUMSA, è il professor Luigino Bruni, che adesso può prendere la parola e aiutarci anche a leggere la storia di cui trattiamo, la storia di cui abbiamo bisogno. Grazie. Con le lenti, con gli occhiali, con l'intelligenza, con l'opportunità dell'economia. Professore. Ecco, intanto volevo, mentre sistemiamo il microfono, volevo ringraziare veramente sinceramente Sua Eminenza il Cardinale per avermi telefonato personalmente, per invitarmi, e anche la Conferenza Episcopale Ligure, chi ha coordinato questi lavori, per aver pensato a me in un momento, anche per un intervento su un tema così importante, così, così cruciale, e, cioè, forse ce la faremo alla fine. Grazie per la qualità della vita dei, diciamo, dei migranti e nostra. Si sente? No, forse bisogna alzare un po'. Sì, sì, ma è che sì, posso farlo, però penso che sia proprio basso il volume, comunque vediamo. Allora, io innanzitutto sono rimasto colpito dalle testimonianze che ho ascoltato, credo come voi, quindi nel mio commento, ecco, sì, posso tenerlo anche così, no, va bene anche così, alternerò, diciamo, delle riflessioni da economista con altre cose che mi sono arrivate all'anima e al cuore come persona, perché gli economisti e i professori prima sono dei cittadini che vivono, soffrono, sentono come tutti le domande di queste persone. Quindi io in questi pochi minuti che ho volevo fare prima alcune riflessioni di carattere generale e poi dire qualcosa su un aspetto che mi sembra interessante, che anche impariamo anche dall'economia, su come guardare il mondo dei migranti, queste persone, e poi concludere con una piccola nota così, che prendo spunto anche dall'umanesimo biblico, che penso abbia molto da dire a questo tema, senza voler rubare il mestiere agli esperti veri. Innanzitutto, come sappiamo, le civiltà hanno sempre riconosciuto e conosciuto il valore dell'ospitalità. In alcune culture l'ospite era addirittura sacro, pensiamo al mondo greco, e nella Bibbia è molto importante. La Bibbia, l'ospite, noi potremmo leggere la Bibbia come una grande storia di ospitalità. Abbiamo nel cuore
alla radice della Bibbia, nel libro della Genesi, meravigliose storie di ospitalità e anche di ospitalità negate, che sono appunto raccontate per dire quanto è grave violare l'ospitalità. Noi, se guardiamo alla ragione profonda di questa regola aurea dell'ospitalità, ci troviamo tante cose dentro. Ci troviamo sicuramente dentro un fatto che all'ospitalità dobbiamo educarci, quindi dobbiamo scriverlo nei documenti importanti, nei libri sacri, nei grandi miti fondativi, perché non è solo naturale, è anche un'educazione all'ospitalità. Cioè, quindi occorre ripetercelo tutte le mattine, come facevano gli ebrei, dire ero forestiero, mio padre era un arameo errante, perché tendiamo a dimenticarlo, perché l'accoglienza dell'altro, di ogni altro, oggi parliamo di alcune forme di alterità più legate magari alle migrazioni, ma l'altro è sempre da accogliere in quanto diverso da me, è qualcosa che si apprende tutta la vita, è un grande magistero ad imparare finalmente ad accogliere. In fondo, prima, quando guardavo queste persone che parlavano, questo amico dell'Africa, di un paese africano, pensavo che in realtà il primo dono, noi oggi sappiamo da studi abbastanza recenti che l'Homo sapiens, cioè noi, siamo un dono dell'Africa, perché l'arrivo dell'Homo sapiens in Europa è stato possibile perché un gruppo di africani dell'est dell'Africa 100.000 anni fa ha iniziato una migrazione attraverso l'Asia, arrivando fino all'Italia, a noi. Quindi il primo dono non è stato sicuramente il nostro. Quindi questo tema dell'accoglienza, che il me precede l'io, qualcuno mi ha accolto, non fosse altro quelle due mani che mi hanno accolto quando sono nato, e una storia di accoglienza ricevuta e accumulata mi ha reso capace poi, diventando adulto, di accogliere altri. C'è sempre qualcuno che mi accoglie prima e che mi rende capace di accogliere a mia volta l'altro. Conoscere, mi piace molto il tema che avete scelto, perché la storia ci mostra storie diverse di ospitalità. Alcune bellissime, alcune tremende. Noi abbiamo la Grecia, che ci racconta dei miti bellissimi sull'ospitalità, anche, ma la stessa Odissea ci parla dei Feaci, ma ci parla anche di Polifemo, il cui grande peccato, diciamo, fu quello di divorare gli ospiti. A volte le imprese oggi con i giovani sono più simili a Polifemo che ai Feaci, cioè invece di accogliere i giovani dando lavoro, a volte vengono divorati e consumati e poi scartati. Quindi abbiamo storie nel mondo greco, nella Bibbia abbiamo storie tremende di ospitalità, quelle dei beniaminiti che violentano l'ospite. Abbiamo la storia anche però di Abramo che accoglie nell'episodio bellissimo delle querce di Manre questi tre uomini, che è una delle primissime immagini simboliche e tipologiche di Dio come colui che ci visita. Quindi conoscere, noi oggi, ora non dovrei fare un lungo discorso economico e non lo faccio, dico solo delle cose che già sappiamo, anche perché la Conferenza Episcopale Italiana, anche attraverso Avvenire, continua a raccontarcelo molto spesso, veramente molto spesso, cioè che oggi, se guardiamo i veri dati, non quelli ideologici che vengono raccontati spesso da alcuni media soprattutto, i dati dicono che l'emigrazione negli ultimi 10 anni in Italia è una grande opportunità di sviluppo economico per tutti. Però bisogna guardare i dati, non le retoriche ideologiche. Cioè è una grande opportunità anche in termini di crescita economica, di sviluppo. Non dimentichiamo che non c'è solo mafia capitale con le cooperative, abbiamo città meravigliose dove giovani italiani lavorano anche grazie a un buon uso della spesa pubblica per accogliere giovani e persone da tutto il mondo. Cioè abbiamo opportunità, cioè i veri dati raccontano un'altra storia, non quella del dominante. C'è un'immigrazione raccontata e un'immigrazione vera che non è conosciuta, e oggi abbiamo visto delle cose vere. Il Papa e il documento della Conferenza Episcopale Ligure ci raccontano ragioni profonde di questi cambiamenti globali, ci fanno vedere che alla radice di questa migrazione ci sono delle colpe, qui si può usare la parola colpa, specifiche dell'Occidente nei secoli passati e oggi. Abbiamo ascoltato il Cobla nei telefonini,
ma abbiamo, come dice il Papa Francesco nella Laudato Si, non c'è solo un debito finanziario dei popoli, c'è un debito ambientale. Cioè noi per l'aria condizionata e le automobili abbiamo compromesso seriamente il clima globale, i cui effetti principali oggi sono nei paesi, diciamo, subsahariani anche, che si trovano, come abbiamo ascoltato, desertificati, e quindi le povertà che sono legate a delle, non al, così, al caso o alla forza maggiore, ma a scelte precise fatte da altra parte, diciamo da gente che ha consumato troppo in male e oggi si lamenta che gli effetti di questo consumo sbagliato arrivino nel nostro paese. Ma poi abbiamo il debito coloniale, non occorre parlare di questo, ma non dimentichiamocelo, dei secoli che siamo andati in Africa e in Asia per depredare anche, e non dimentichiamoci del nostro capitalismo predatorio che non sempre va da amico nei paesi in via di sviluppo, spesso va a prendere senza reciprocità. Queste dimensioni non per colpevolizzarci, però per essere, diciamo, per essere veri, per dare dei numeri giusti e non solo ideologici. Però volevo fare un passo avanti in questa mia riflessione. Cioè noi a volte quando raccontiamo storie di migranti, tutto di giovani, di bambini, tendiamo ad attivare molto il registro emotivo, cioè a fare, ed è anche giusto farlo, cioè dire siamo stati noi migranti, come dire, appunto, ricordi Israele, anche tu eri forestiero in Egitto e quindi devi accogliere il forestiero. Questa però è una prima parte del discorso, non è sufficiente. Cioè se noi lavoriamo solo sulle emozioni, sul sentirci magari sulla compassione che provoca l'altro in difficoltà e non attiviamo anche un secondo registro che si chiama il mutuo vantaggio, non sviluppiamo una cultura dell'accoglienza. Che cosa voglio dire? Non è sufficiente dire oggi, secondo me, agli italiani noi siamo stati stranieri e forestieri in America, in Belgio, in Germania e quindi dobbiamo essere oggi accoglienti con gli immigrati. Questo discorso è solo metà, non è sufficiente. Io oggi, se voglio veramente sviluppare una cultura dell'accoglienza verso chi viene nel mio paese, non devo ricordare il mio nonno Benedetto che, nel caso mio personale, che nel 1906 andò in America a lavorare a Pittsburgh, ho appena ritrovato nel database bellissimo di Ellis Island la sua firma e il giorno in cui arrivò in America. Devo ricordare per non dimenticare, però mentre dico questo devo cogliere opportunità di crescita, di mutuo vantaggio con chi oggi è qui e non è semplicemente una persona di cui avere compassione, ma un amico con cui crescere insieme. Che se io non vedo questa dimensione dell'emigrazione che c'è e scatta semplicemente la dimensione aiutiamoli perché hanno bisogno di noi, questa seconda dimensione non è sostenibile perché è molto fragile. Quindi, come dicevano prima nelle testimonianze, non c'è il migrante, c'è quella persona con quel nome che ha dei valori, che porta delle qualità, che può crescere con me e può darmi l'opportunità di crescere grazie a lui. Perché se è bellissimo fare un dono, è ancora più bello poterlo, se è bellissimo ricevere un dono, è ancora più bello poterlo fare. Poter mettere l'altro nelle condizioni di essere un dono per me. Quindi non si è, secondo me, sulla strada di una cultura dell'accoglienza finché noi non percepiamo che l'altro che arriva è potenzialmente un partner per crescere insieme. Arrivano certamente persone di tutti i tipi, noi stessi usciamo di casa al mattino, possiamo trovare chiunque, italiano, eccetera. Quindi dobbiamo anche immaginare una vulnerabilità, una fragilità, come sappiamo, ma non costruiamo una cultura intelligente dell'accoglienza se insieme alla compassione e alla pietas umana non abbiniamo il mutuo vantaggio. Noi oggi, grazie a questi giovani che stanno arrivando nel nostro paese, che lo fanno molto più bello e colorato, possiamo crescere, possiamo migliorare, possiamo fare imprese, possiamo diventare più belli, possiamo diventare migliori. Se non vedo questa opportunità, ma semplicemente quella, aiutiamoli perché hanno bisogno, la nostra cooperazione è vulnerabile e dura poco. Questo lo dice la storia, non semplicemente una mia riflessione. Quindi la sfida è trovare rapporti di reciprocità con chi viene da noi, l'ospite è una benedizione. Non è una faccenda romantica, è vero. Basta pensare che cosa è diventata l'America, il Brasile, il Belgio, la Germania. Grazie a migranti del sud, sono andati lì senza avere grandi
ma hanno portato, hanno saputo lavorare, hanno saputo inventarsi un presente e un futuro insieme ai belgi, insieme ai tedeschi, insieme agli americani. E qui noi abbiamo un aiuto come cristiani, anche come occidente, abbiamo questa bellissima immagine dell'uomo che c'è nella Bibbia, che l'Adamo, l'essere umano nella Bibbia, è una cosa positiva. Quando io incontro un uomo non vedo Caino, vedo prima quella cosa molto buona e molto bella che è fatta immagine e somiglianza di Dio. Caino viene dopo, a capitolo 4, a capitolo 1 c'è l'essere umano che è capace di reciprocità, che è una cosa, come sapete, nel capitolo 1 e Dio vide che era una cosa molto buona. Questa dimensione è molto buona, non può, certo, poi arriva Caino, arriva il fratricida, che però ci ricorda una cosa fondamentale, che se il primo omicidio fu un fratricidio, ogni omicidio è un fratricidio. Nessun altro è così lontano da uscire dall'orizzonte della fraternità. Questo non è, ripeto, è una visione antropologica, questa scommessa, questa sfida antropologica di cui si parla tanto, la questione antropologica, vuol dire che quando guardo un uomo che arriva a casa mia e apro la porta, io vedo Adamo, non vedo Caino. Perché viene prima, e prima nella Bibbia vuol dire in principio non era così. In principio è anche la vocazione profonda delle persone, che non è rovinata del tutto dal peccato, che non intacca, cioè diciamo, Caino può uccidere Abele, ma non può uccidere Adamo, che rimane vivo anche dopo le nostre cattiverie. Quindi, per capire che cosa sta accadendo oggi nel campo dell'emigrazione, noi dobbiamo fare qualche altro passaggio molto veloce. Il primo è il cambiamento che sta subendo nel mondo la cultura della povertà. Noi, i paesi cattolici soprattutto, la Chiesa Cattolica, fino a pochi anni fa, aveva un'idea di povertà come sventura, come sfortuna, come qualcuno che aveva avuto nella vita poche opportunità, era cresciuto nel posto sbagliato, la famiglia sbagliata, non aveva studiato, aveva avuto delle disgrazie e si era impoverito. E quindi la povertà tua diventava il mio impegno ad essere solidale. Oggi che tipo di cultura della povertà sta emergendo nel mondo, grazie soprattutto all'economia e al business? Sta crescendo una cultura della povertà come colpa. Il povero è colpevole. Se è povero è colpa sua. Quindi se è colpevole non faccio niente. Se è un pigro, se è un fannullone, se magari appunto viene addirittura se è musulmano, quindi è colpa, la sua povertà non mi riguarda. Quindi se il povero è colpevole io sono esente da qualsiasi forma di aiuto. Questa dimensione, che era più tipica del mondo calvinista in passato, che faceva parte di un certo umanesimo nordamericano, grazie al business e all'impresa, sta arrivando tranquillamente anche nel mondo cattolico, dove sta entrando questa idea che il povero è un colpevole, che il disoccupato è un fannullone, che il migrante in fondo è un terrorista. Quindi se io lo vedo così, non mi sento assolutamente obbligato ad aiutarlo. E quindi dobbiamo conoscere questa cultura per capire oggi che cosa sta accadendo in questo ambito. Ma allora qual è lo sguardo economico, civile della Chiesa sulla migrazione? Dico delle cose già note. Innanzitutto, ripeto, la Bibbia è una storia di migrazione. Abramo era un migrante dall'Iraq verso la terra promessa, Ruth era una moabita, storie meravigliose, ma ancora prima noi abbiamo Noè, che non è ebreo, è un uomo, i suoi figli abitano tutta la terra, e abbiamo il primo peccato dell'umanità dopo la nuova l'alleanza di Noè, qual è? È la Torre di Babele, fare una comunità di simili, una sola lingua, e lasciare, cioè proteggersi con le mura dalla diversità. E dice Dio, no, questa non è una buona soluzione, non ci si salva stando dentro le mura tra uguali, la salvezza è la dispersione. Andate nel mondo e moltiplicatevi. Poi ci sono tante altre cose, ma il tema, c'è un episodio che secondo me è molto conosciuto, ma non abbastanza, se interpretato da questa prospettiva, che è la grande parabola del Samaritano. Innanzitutto il Samaritano è uno straniero, come ben sapete, non solo è uno straniero, ma era un nemico di Israele. I Samaritani, sempre in quel tempo soprattutto, in grande rivalità con Israele. Era uno straniero, e quello che è interessante nel Samaritano, che se voi diciamo se leggete, non voglio fare le esigenze del greco, ma sono una battuta, i primi due che passano erano i professionisti della cura,
erano il tempio e il sacerdote che in quel tempo si occupava diciamo dei poveri, delle vedove e dei forestieri, e vanno oltre. Chi si ferma, innanzitutto si vede che nel testo attraversa la strada, vuol dire mentre i primi due vanno incontro alla vittima e lo scavalcano, il samaritano dalla parte opposta attraversa la strada e si getta verso questa vittima, se ne prende cura, come sappiamo tutti. Ma che cosa significa questo? Che questa azione del samaritano non fu un'azione intellettuale, non si mise a pensare che cosa devo fare, forse lo fecero gli altri due, o altri impegni, si è fatto tardi, qualcuno passerà. Lui agì d'istinto, ma come ha detto un mio amico psicologo che si occupa di queste cose, che cos'è l'istinto in quel caso? È lo stesso istinto che ha il pilota di rally a cui passa davanti una persona in mezzo alla strada, siccome è molto abile a guidare riesce a schivarlo, passa davanti a me, non lo schivo, ma ciò che sembra istinto è una vita di esercizio nella guida della macchina. Cosa vuol dire questo? Che se io non mi sono allenato, diceva prima la ragazza, se io non mi sono educato, esercitato tutta la vita l'accoglienza davanti alla vittima, passo oltre. Quindi il forestiero, colui che arriva a casa e bussa, è un test se nella mia vita ho esercitato, mi sono allenato alla misericordia o no. Quindi ogni volta che accade un incontro è sempre un test sulla mia vita passata. Volevo concludere con due battute. Innanzitutto, come dice Amartya Sen, questo grande economista premio Nobel, che ha commentato uno dei più bei commenti a Samaritano che conosca, e lui è certamente laico di tradizione indiana, lui dice: che cosa ci insegna la parabola di Luca? Che la prossimità non è legata alla vicinanza geografica. Il samaritano non è un vicino della vittima, è la vittima, è la condizione di bisogno che ci fa prossimi, quindi si può essere prossimi anche di chi non è vicino. E tutte le volte che noi riduciamo la prossimità alla vicinanza geografica, siamo al di là dell'idea di giustizia, perché la prossimità deve andare oltre all'etnia, al vicino di casa. Il prossimo è colui che si è battuto nei briganti. Chiudo con una battuta che amo molto, che io credo che oggi dobbiamo parlare, cioè, come dire, che la Bibbia ha una parola anche per i migranti, non solo per diciamo, gli indigeni, noi che dobbiamo accogliere. C'è dentro la Bibbia una bellissima pagina, che da tanti conosciuta, che è la lettera che Geremia scrive ai deportati in Babilonia. È una lettera di una bellezza, che lui dà dei consigli a come vivere all'estero, come vivere fuori da Israele. E lui dice, due righe, dice Geremia, ai suoi concittadini, diciamo, esiliati, che vivevano fuori, dice, costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti, prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, e costoro abbiano figli e figli, e lì moltiplicatevi e non diminuite. Cosa vuol dire questo? Che i nostri genitori che hanno vissuto l'esperienza della migrazione si sono salvati, hanno fatto diventare quel tempo difficile un tempo propizio, quando hanno amato il luogo dove stavano, hanno costruito una casa e non una tenda, si sono sposati, hanno detto: il nostro futuro sarà anche qui in mezzo a voi. Che quello che mi piace molto di questa storia è che dice Geremia: edificate case, piantate orti, quindi lavorate. Cioè, i nostri nonni, arrivando in America o in Belgio, riuscirono a inserirsi perché erano lì per lavorare, piantando orti, costruendo case di altri. A volte un muro o una galleria in miniera diventavano brani di fraternità, brani di terra promessa, grazie al lavoro fatto insieme. E cioè, lavorando fiorisce la fraternità. Quindi noi, finché non saremo capaci di far lavorare queste persone, non c'è fraternità, perché senza lavoro non siamo una terra. Quindi non è solo un problema di accoglienza, l'accoglienza deve diventare accoglienza lavorativa, lavorare insieme, perché lavorando insieme il lavoro diventa fraterno lavoro. E chiude Geremia
cercate il benessere, lo shalom del paese in cui siete e pregate per il vostro Dio, perché il vostro benessere sta nel suo benessere, dice Geremia a loro. Io credo che oggi, diciamo, indigeni, italiani e immigrati, dobbiamo pregare per l'Italia, perché l'Italia ha bisogno anche della preghiera dei migranti, perché l'Italia si sta molto incattivendo da questo punto di vista negli ultimi anni. Stiamo perdendo una vocazione all'accoglienza che ci aveva fatto onore in passato, e possiamo insieme pregare perché l'Italia recuperi una dimensione di accoglienza come intelligenza, che l'altro non è semplicemente qualcuno da aiutare perché è una vittima, è anche una vittima, ma è un fratello, è un compagno di viaggio con cui possiamo costruire un futuro migliore insieme. Grazie. Accompagnata dal professore di Genova, il dottor Sergio Bracco, e siamo arrivati alle conclusioni che naturalmente farà Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, che intanto saluta il prefetto e il questore, e io ne approfitto per aggiungere appena un coriandolo di mia esperienza, perché andando nei luoghi di missione, andando dall'altra parte, è anche interessante vedere poi come veniamo guardati, no? Perché siamo noi che guardiamo, noi che giudichiamo, noi che sospettiamo. Insomma, fra le tante lezioni, due piccolissime. Una, eravamo nella Repubblica Centrafricana, stavamo andando da un luogo di missione a un altro e c'era la guerra in corso, veniamo fermati ripetutamente a ogni posto di blocco, ogni 10 minuti circa ci fermano, era notte, insomma. La situazione era abbastanza drammatica. Ero con la mia troupe e col padre missionario e non capivamo perché ci fermassero, questi parlavano fra di loro, e finalmente riusciamo a cogliere una frase, perché ci fermano, perché si passavano da un posto di blocco all'altro questo terribile allarme. C'è un'auto sospetta con 4 bianchi a bordo. Eravamo una macchia bianca nel cuore della notte africana e gli facevamo paura. È un dato interessante. Il secondo e conclusivo dato interessante è questo. Prima abbiamo tutti quanti sentito in apertura richiamare insegnamenti, pensieri e tracce di pensiero presente, magari di riflessioni future, del Santo Padre. Mi ha colpito una frase abbastanza semplice, la vado a recitare molto breve. Ogni migrante è una persona umana, e mi ha fatto venire in mente, questo è datata 2017, mi ha fatto venire in mente quando, sempre in quello stesso viaggio nella Repubblica Centrafricana, incontrai un vecchio missionario che mi fece vedere delle carte fondamentali, le carte che firmarono insieme l'allora presidente Bougandà, l'uomo della liberazione dalla Repubblica Centrafricana, era un ex sacerdote che poi fu il primo presidente della Repubblica, e firmò un documento fondamentale con il generale De Gaulle, era 1956, che ridisegnava i diritti e i riconoscimenti reciproci. Ecco, se nel 2017 il Santo Padre dice che ogni migrante è una persona umana, nel 1956 veniva firmato, siglato e assolutamente certificato il concetto che ogni uomo è un uomo. Insomma, sono passati quasi 60 anni, ci sono 60 anni, anzi 61 anni esatti di differenza fra il documento fondamentale per i diritti dell'uomo e l'uguaglianza fra le persone nella Repubblica Centrafricana, dove si scriveva ogni uomo è un uomo, e Santo Padre 61 anni dopo ci ha dovuto ricordare praticamente la stessa cosa. Vuol dire che dobbiamo ancora lavorare. Eminenza, a lei. Allora, faccia così questo. E quello lì lo avviciniamo per telepace. Sì, va bene. Okay? Grazie. Perfetto, questo è suo. Grazie.
Grazie carissimi amici per la vostra presenza in questa significativa serata, a cui noi Vescovi Liguri abbiamo tenuto molto e che abbiamo sperato proprio fosse partecipata così come è accaduto questa sera. Un saluto cordiale alle autorità presenti, in particolare alla signora Prefetto che ci onora della sua presenza, il signor Questore e a tutti quanti voi cari amici, i relatori che gentilmente sono venuti per darci la loro parola, Monsignor Baggio qui, e il professor Luigino Bruni e lei naturalmente che ha fatto non solo da moderatore con i suoi interventi infrarelazione e poi naturalmente i nostri testimoni, il sacerdote che li ha accompagnati, Don Giacomo Martino. Ecco, è stato una specie di mosaico che sono certo ci ha aiutato ad andare un po' oltre a tanti slogan, non sempre i migliori e rispondenti alla verità delle cose o addirittura a tanti pregiudizi. Vorrei introdurre le tre brevi considerazioni ricordando che circa 10 giorni fa sono tornato dalla Bielorussia, dove a Minsk abbiamo tenuto la nostra plenaria annuale, nostra cioè dei presidenti delle conferenze episcopali del continente. Posso alzarmi? Così vedo un po'. E abbiamo parlato, secondo il nostro ordine del giorno, di Europa e di giovani in previsione verso il Sinodo. Parlando di Europa, discorso estremamente interessante, dove ci siamo posti ancora una volta la domanda di come noi, Chiesa europea, possiamo essere presenti con la nostra specificità e aiutare il continente a non perdere l'anima e a camminare insieme. Tra le altre cose, anche inevitabilmente abbiamo sfiorato, si fa per dire, il tema, la realtà della immigrazione. Non entro certo qui nel merito di quanto è emerso, ma solamente nella voglio presentare e condividere la sintesi, e la sintesi degli episcopati europei certamente sulla linea piena, e diversamente non potrebbe essere, del Vangelo che ci invita, come è stato molto bene ricordato, a essere fratelli gli uni degli altri, a farci prossimo, addirittura secondo la parabola del Samaritano, per primi, senza aspettare che altri, ecco, facciano il primo passo, perché il Signore ci ha insegnato diversamente. Certo, non se per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda la volontà ovvia, oserei dire a questo punto, è assolutamente inevitabile di un processo di integrazione che sappiamo non è mai facile di natura sua, ma che è indispensabile, come ci siamo detti in questa serata e dove abbiamo visto diversi esempi, tentativi di concreti di una integrazione che desideriamo tutti possa riuscire al meglio, e già qualche segno buono si vede. Certamente il sentire degli episcopati o dell'episcopato d'Europa non sempre coincide con il sentire delle singole nazioni, o meglio dei singoli governi e con le politiche relative. Questo è vero. Però ciò non toglie che la presenza della Chiesa, in particolare a cominciare dai pastori, vuole essere e deve essere una presenza lievitante proprio nella direzione evangelica che rappresenta, che indica anche la strada della vera umanità, di un umanesimo integrale.
Prima di entrare nelle tre considerazioni, volevo ringraziare i relatori ancora una volta e dire al professor Lucino Bruni, ringraziarlo in particolare perché ha detto certe cose che io volevo dire questa sera, ma le ha dette molto meglio di me, non è una donazione così, perché pensare agli immigrati in termini di vantaggio o svantaggio, siamo fuori strada. Possiamo cambiare le parole, addolcirle, ma quella, a mio parere, senza una intenzione negativa, solo utilizzando certi termini e non altri, mi pare che si possa indurre, questo molto chiaro a livello europeo, penso ad alcuni paesi in modo particolare, dove molti vengono a riempire i nostri vuoti. Non è una prospettiva, mi sembra, ecco, giusta. Poi di fatto succede, per carità, può succedere, succede, ma non deve essere, mi pare, nella nostra valutazione e nel nostro approccio verso il fenomeno. Grazie per questa puntualizzazione che ritengo molto, molto pertinente. Una prima considerazione è questa: noi Vescovi Liguri ci siamo interrogati proprio sul fatto che cosa Dio vuole dire a noi, comunità cristiana, Chiesa Ligure, restiamo in Liguria, attraverso questa realtà inedita, nuova, relativamente nuova. Ed è questo il punto di vista che vogliamo essere nostro, c'è quello politico, quello economico, quello sociologico, tutto quanto, ma quello più specifico che deve essere nostro e che è, da un certo punto di vista, molto più importante, deve essere quello un altro. Che cosa Dio ci vuole dire? Se Dio, come ben sappiamo, ci parla attraverso le scritture, la tradizione, il magistero, ci parla attraverso la storia. E questo modo, questa modalità di approccio, di lettura delle circostanze della storia umana e della storia piccola ma importantissima della nostra vita personale, io ritengo come pastore che non sia abbastanza praticato, perché noi per primi, noi comunità cristiana, siamo malati di secolarismo e quindi siamo diventati o stiamo diventando un po' incapaci, è molto generica la mia valutazione, incapaci o distratti, forse ancora meglio, rispetto ad una lettura religiosa, cristiana, evangelica di quello che ci capita. Siamo tutti portati istintivamente a leggere le cose, grandi o piccole che siano, con le categorie mondane. Il successo di vita e via discorso, i costi e via discorso. Questo vale anche per i fatti estremamente personali. Una malattia che mi coglie, devo leggerla con gli occhi di Dio, sapendo che posso sempre contare sulla sua grazia. E così tutti i fatti della nostra storia grande e piccola. E allora ci siamo detti che il fenomeno nuovo, ecco, di questo esodo che ormai è inarrestabile dal sud verso il nord e non solo, ecco, sia in una logica di fede un grande appello, una provocazione di Dio e un appello. Un appello a chi? Una provocazione per chi? Per la nostra coscienza. Parlo della coscienza personale di ciascuno di noi, ma parlo anche della coscienza collettiva, perché anche la società ha una sua coscienza, una coscienza collettiva, dentro la quale noi respiriamo,
ma che anche aiutiamo a formare. È necessario, e io ritengo personalmente, l'ho detto diverse volte, che un kairos, una grazia di questo nostro tempo così complicato, sia quello di un certo risveglio, il risveglio proprio della coscienza, perché i segnali di questo risveglio, a mio parere, con i miei sacerdoti, i miei confratelli, ci sono. Perché la gente, a fronte di tante situazioni nuove, conflittuali, belle, meno belle, eccetera, comincia a interrogarsi. A partire dai più giovani, che essendo meno incrostati di noi adulti, forse sono ancora più sensibili e quindi più veri o più inquieti, santamente inquieti. Il risveglio della coscienza, sia umana che cristiana, l'abbiamo sentito, sia umana che cristiana. Per questo possiamo dire, sotto questo profilo in particolare, possiamo dire che la presenza di questi nostri fratelli e sorelle diventa una grazia. Un vantaggio, ecco la categoria precedente, o altre parole, una grazia, religiosamente, cristianamente, una grazia. Secondo, dobbiamo pensare ai limiti umani, nostri personali, che sono quelli degli uomini, delle persone, fisici, culturali, mentali, interni ed esterni. Dobbiamo pensare ai limiti, alle fragilità, ai bisogni, come qualcosa che non è innanzitutto una sventura, una tragedia, ma che è innanzitutto, certo, è una grande difficoltà, ma innanzitutto tutto questo mondo di fragilità, di bisogno e di limite umano è un dono. Perché è un dono? Vedete che non ho fatto distinzione tra noi e loro. Siamo dentro a questo mondo di limiti, di bisogni, di fragilità. È una grazia, è un dono questo mondo. Perché? Perché porta da una parte a uscire da sé per chiedere aiuto e dall'altra porta a uscire da sé per aiutare. È stato detto con parole diverse, senz'altro, ma la realtà è sempre quella. A partire dal fatto che io realizzo me stesso solo e posso essere me stesso solo con Lui, non a prescindere da Lui. E il fatto che ognuno di noi, nel momento in cui sempre ha bisogno degli altri, deve stendere la mano, dovrebbe vivere questo momento, che non è scontato che sia vissuto così, come una grazia. Andiamo contro alla mentalità efficientista di oggi, dove non è il avere bisogno dell'altro che è un dono, ma una sventura, dove è un dono considerato la propria autosufficienza. E quanto più sono autosufficiente per salute, età, potere, cultura, prestigio, denaro e via discorrendo, tanto più per me questa è grazia, tanto più sono una persona. Ma è tutto al contrario, è un agire proprio dover andare controcorrente. E lo stesso dicevo, è una grazia che qualcuno mi chieda aiuto perché mi costringe, fra virgolette, dalla mia libertà ad uscire dal mio perimetro e andare incontro e farmi in qualche misura dono e scoprire che il mio io non si perde, ma semmai si ritrova. Andare incontro per aiutare, uscire da sé,
ci accorgiamo che la cultura che riceviamo oggi è tutta una cultura che nasce da un secolarismo di fondo, che procede verso un materialismo pesante, che ci porta a un consumismo di fuga, di compensazione, e che il risultato ultimo è che ognuno è più solo, continuamente più solo e isolato. Una società di solitudini. Ma se questo è il frutto dell'albero che è il secolarismo, vivere come se Dio non ci fosse, giudichiamo, no? Questo è il Vangelo, ce lo dice, l'albero si giudica dai frutti. Dovremmo allora cambiare albero. Allora, dicevo, andare verso l'altro per aiutarlo, e questo mi salva da me stesso, dal mio egocentrismo, dal mio narcisismo. C'è anche la possibilità di essere narcisi facendo il bene, attenzione, perché la finezza del nostro orgoglio e della nostra superbia è una finezza illimitata. Attenzione a non servire servendosi delle povertà altrui, perché arriverebbe un frutto, certo, a chi ha bisogno, si ha fame, mangia, si ha sete, beve, ma è un frutto però corrotto che si corrompe dentro di noi. Attenzione. Ecco perché una carità, usiamo la parola nostra, evangelica, cristiana, una carità che non nasce e non ritorna continuamente alla sua sorgente, che è l'amore di Dio per noi, per tutti, facilmente non regge oppure si corrompe. Aiutare con la compassione, abbiamo detto, bella questa parola che ritorna proprio nella sua etimologia, nell'accoglienza, nella integrazione, ma io vorrei aggiungere che anche questa parola è stata pronunciata questa sera con la giustizia, con la giustizia. Perché di fronte al fenomeno dell'immigrazione per diversi motivi, guerre, carestie, persecuzioni religiose, sterminate, discriminazioni o ricerca anche di un domani migliore, a fronte, ecco, di questa complessità che sta alla radice di questo fenomeno e che costringe a partire, pur avendo il diritto di restare, là dove ognuno ha la propria terra, la propria casa, eccetera, non possiamo non pensare alla giustizia. La giustizia che ha una premessa, mi pare, e quindi è questa una premessa, ed è quella di concepirsi noi stessi, noi, concepirci come debitori. Non c'è giustizia e non si può fare giustizia se alla radice non ci sentiamo tutti debitori. Perché se non ci sentiamo debitori, come siamo peraltro della vita di migliaia innumerevoli di cose, se non ci sentiamo debitori ci sentiamo padroni, e in questa prospettiva non riusciamo a fare giustizia. Quindi questa premessa, ma poi anche per arrivare a rispettare e a promuovere un duplice diritto: il diritto di partire, certo, come il diritto di restare. I vescovi italiani hanno messo in atto, in piedi, una iniziativa molto puntuale che ha proprio come slogan, si fa per dire, ecco, questo duplice diritto, che esprime, direi, in modo chiaro, incastico, incisivo, quello che vorremmo tutti per noi, vogliamo tutti per noi: restare dove siamo oppure poter andare da un'altra parte se ci sono delle ragioni. E sempre nell'ambito della giustizia è necessario passare da una multiculturalità, che è registrare in modo notarile
le presenze diversificate, plurali, ad una interculturalità che è invece creare comunicazione, dialogo fra diverse culture. Credo che sia strisciante sempre di più il rischio della multiculturalità. Ci rispettiamo, tu così, io diversamente, il terzo anche, ma sembra che tutto si debba risolvere nel rispetto reciproco, quindi nella registrazione di quante culture oggi ci sono nella nostra Liguria. E questa è assolutamente una piccola premessa di quello che deve essere il passo decisivo nella interculturalità, dove ognuno parla, si racconta, dialoga e si scambia delle ricchezze. Qui c'è una piccolissima postilla che riguarda il dialogo interculturale. Anche questa è qualcosa che lei, specie nell'ultimo, in alcuni interventi. Per dialogare bisogna avere qualcosa da dire, altrimenti che dialogo è? Non solo ascoltare, ma anche dire. Ma qualcosa di importante, di significativo, di bello, di grande, di nobile. Perché altrimenti non ho niente da dire, da comunicare, da presentare, da offrire all'altro. E qui si inserisce il discorso dell'identità nostra, che ha una storia, che ha scritto storia da 2000 anni a questa parte, che l'Europa sta sempre più negando o perdendo, diventando afona rispetto al resto del mondo e tradendo la grande missione che il continente ha verso le altre parti del mondo. Non è un eurocentrismo che non esiste più, giustamente, ma è semplicemente non tradire una peculiarità di patrimonio che ogni regione del globo, potremmo parlare di continenti, preferisco parlare di regioni, perché forse può essere più pertinente, ha qualcosa ognuno di grande da dire e da dare al resto del mondo. Se l'Europa continua a perdere la propria identità perché rinnega, perché dimentica, perché è obsoleta, perché al complesso e via discorrendo, tradisce il resto del mondo, non soltanto le sue radici, perché non avrà niente da dire nella costruzione di un'umanità più umana. Infine, terzo e ultimo, viviamo oggi quello che a mio parere è il peggiore dei totalitarismi di tutta la storia. Il peggiore, il secolarismo. Vivere come se Dio non esistesse significa perdere il riferimento essenziale per distinguere il bene e il male, per individuare la strada della vera umanità. Anche qui applichiamo il criterio evangelico. Ritorno: se il secolarismo produce una società più solidale, una società più vivibile, una umanità più felice, è questo che vediamo nel nostro continente. La sociologia, gli esperti, eccetera, parlano invece di una depressione diffusa, di una incertezza generale, specie nelle più giovani generazioni, di una tristezza dentro ad una liquidità culturale che è frutto proprio di una perdita di radici, di riferimenti, di cui il più grande è l'autotrascendenza, la trascendenza. E allora, qual è uno dei frutti ulteriori di questo totalitarismo che viene da lontano, ma che ormai pervade anche l'Europa orientale, i popoli, le culture
più identitarie, più forti, più fiere. Qual è? È l'omologazione culturale. È fare in modo, in tutti i modi, che la gente, quindi tutti quanti noi, pensiamo in un certo modo. Giudichiamo in un certo modo. Ecco perché, a mio modo di vedere, questo totalitarismo è il peggiore della storia a noi nota. Perché anche è il più insinuante, il più sottile e quindi il più pericoloso e il più debilitante, perché mangia l'anima. Patocca, uno dei più grandi pensatori della Cechia, ritorna insistentemente parlando dell'Europa e citando Platone, tra l'altro, che l'Europa o torna a curare la propria anima o non sarà più Europa. Nell'Europa ci siamo anche noi, non siamo altro. E allora ecco perché questa forma di totalitarismo strisciante è il più pericoloso, perché appiattisce l'intelligenza, è contro l'intelligenza. Ed ecco perché un altro grande che la sapeva lunga, Václav Havel, esortava nei suoi appunti soprattutto i giovani a diventare dissidenti. Incarcerato, via discorrendo, poi liberato sotto regime sovietico, poi il primo presidente della Cecoslovacchia di allora, diventare dissidenti non nella violenza ma nella forza del pensare, non avere paura della verità e attraverso dei piccoli gesti e delle semplici parole dire le cose più vere, che vuol dire, per contro, quello che tutti dicono, che tutti pensano, tutti si fa per dire, o che tutti fanno, non è vero, perché è vuoto. Anche la paura, tornando più direttamente al nostro incontro, anche la paura che qua e là in Europa e anche da noi è diffusa e che è cavalcata, ecco, fa parte di questo si dice, si pensa, si fa, si teme, un sì impersonale dove la libertà di ciascuno e l'intelligenza di ciascuno si perde, si nasconde. Non vogliamo essere così. E poi, per esperienza, almeno per Genova, ma mi pare da tutte le parti, dopo alcuni dubbi, alcune incertezze iniziali che qua e là sorgono e che possono essere anche inizialmente comprese, ma presto tutto quanto si scioglie per il meglio. Grazie a tutti. Grazie, è stato molto intenso, molto interessante, ci sentiamo un po' più ricchi, un po' più illuminati. Grazie a tutti, buonasera.